E buonasera a tutti quanti, nuova grafica. Buonasera. Buonasera. Ciao a tutti, vi ricordiamo che abbiamo problemi tecnici, perciò sarà live in ritardo di un minuto. Ah, Ritardo ecco. Di 11 Mi stavo minuti. chiedendo cosa cacchio succedesse. Di 11 minuti, ma io che ho la connessione buona, ho ricaricato, siamo in ritardo di un minuto preciso. No, è Ma che sti cazzi, abbiamo cioè, iniziato chi se ai ne frega. 41 Noi la anziché. facciamo, poi In vediamo. tutto questo, se notate bene, c'è cioè Mark che continua a laggare e a simil crashare. Mark, Non vi porca preoccupate, puttana, che adesso cazzo si cambia sistema. dall'alto computer? Ah no, adesso si sistema tutto appena Roll20 decide di non morire male. Oh, ma Guli, hai rotto il Finalmente. cazzo, te. Cioè, vuoi fare una cosa figa? Fai le donazioni a Mark, su. Rompere il cazzo, vuoi fare il Escimi figo? 2000 Tira fuori euro. il Bene, allora, cash. le donazioni a Tira Mark, fuori con il quali cash. soldi faccio le donazioni a Mark? Con Non lo quali so, però cazzo di soldi? se tu ti lamenti, fai le donazioni a Cazzi Marco. tua. Mo' hai parlato, mo' lo pigli in Ah. culo, è forte anche. Te gate Lo abbi in culo, senti? L'hai quindi. visto, Redo? Prendere che rumore è questo? Io vi Le vorrei chiappe che ti dire si schiaffeggiano in culo. che Roll20 mi ha appena detto la pagina non risponde. Attimo 404, errore, fai Io un sto provato. vedendo la live, allora stiamo tutti laggando e poi c'è Angelo. Angelo non sta laggando, la sua webcam è totalmente Angelo è fermo. immobile, è È fermo. bloccatissimo, è È vero. fermo mentre Ma io non beve, ho tra ancora bevuto. La l'altro. questione è questa: io non ho ancora bevuto, raga. Non so perché c'è la Ma che fermarci cazzo è dove bevo. possibile? È l'immagine del futuro, cazzo. Esatto, aspetta. Quindi adesso bevi. Raga, quanto cazzo sta laggando? Come fa SP Secondo basta. me ha preso un frame. Ci ha cacciato dentro un frame. Ma il fatto è che come fa a far così schifo a laggare? Cioè, Ma non c'ho manco il cappello nel frame. Quanto ti va di una domanda, quanto ti sta andando di RAM il computer in questo momento? Lo puoi vedere, cioè quanto ti sta andando di RAM da OBS? Lo puoi vedere, cioè l'impostazione. La Dimmi che non RAM stai usando Chrome. è da una Da parte sto usando OBS, Chrome. da. No, OBS mi va sulla CPU. Porco due, La cioè, CPU è al 23, sì, vive su 25. Chrome, non vedi? Se tu vedi che lagga così tanto che siamo totalmente immobili, è che sta pesando tantissimo OBS che proprio non ce la fa ad andare a caricare tutte le cose che deve caricare. Ed è stranissimo perché ieri è andato in pe faceva peggio. Pure, giù di così cosa può fare? No, ieri andava. Oi, Rick. A Non andare. dopo, Rick, quando senti, Io se senti. Cioè, davvero, io non ho so. Genki Desu. Aia. Vale. Io non c'ho manco il cappello. Oh, sti cazzi. Allora, cioè, La Ferri mia non sta immagine non bloccando, faccio un cazzo. sorridente. Io sono. Adesso, raga, siamo tutti Porco. bloccati. No, non sta andando nessuno. Ieri è andato da Dio. Raga, è tutto totalmente bloccato, però si sente il nostro audio. Ed è Esattamente. stupendo, è una cosa stupenda, ragazzi. Si sente il nostro audio, eccetera, però è tutto bloccato. Sei su Chrome? Sei su Chrome, ok, ho la mia risposta. In pratica, Sì, il tuo devo computer fare non ancora il riesce a. porting di tutto quello che Aspetta, il sono. tuo. Cioè, i meme su Il Chrome, tuo raga, computer non sveglia. riesce a caricare Ragazzi, le io due torno sul opzioni. token. Esatto. Il tuo Allora, computer non torno riesce a a Chrome caricare dentro. le due cose in contemporanea. Non riesce a caricare sia Discord che Chrome. Carica o uno o l'altro. Perché non ha abbastanza RAM per far andare tutti e due Ma come che stai cattura. Giga di dicendo? Ma cosa RAM. stai dicendo? La Cosa stai dicendo? cattura, la cattura. Lo so, ma a 16 giga di RAM dovrebbe farcela benissimo. No, Può dai, andare in fai la maniera cosa. preferenziale quello che Fai la vedi. cosa, vai dentro le opzioni avanzate di Chrome. Ma non è dalle opzioni avanzate, Chrome sta facendo un'altra cosa, non è opzioni avanzate di Chrome, è È OBS OBS che che. non riesce No. a Vai catturare. nelle opzioni avanzate di Chrome. Attenzione, Freya si muove. Sì, per un istante. No, lei Perché tu continua ci hai ad messo il andare. mouse sopra, Freya si muove. Prova a mettere il mouse sopra Angelo. E a fargli andare a cercare di fargli andare Angelo, vedi Mattia? Sì, tanto noi lo vediamo te a 7 ore, perciò.
Non lo so, ma lei va, noi no. Cioè, dalla nessuno live va, vedo... nessun altro va, siamo tutti bloccati. No, se tu guardi la live, vedi Freya che si muove. Sì, ma tutti gli altri sono tutti bloccati. Esatto, è cosa strana e assurda. Perché? Se faccio una cosa... Tolgo la webcam. Aspetta. Una cosa. Tu hai caricato 4 volte la stessa o hai preso la cattura da 4, in 4 maniere diverse? E 4 volte lo stesso. 4 maniere diverse. No, cattura, aspetta, è quello che intendo io. La stessa finestra catturata 4 volte. Catturata 4 volte, ma che è esattamente la stessa cattura? Che è semplicemente il copia, cioè che è la stessa cattura tagliata in 4 maniere diverse per fare tutte le 4 webcam, o hai catturato 4 volte? Che se hai catturato 4 volte lui ti carica Discord 4 volte nella RAM. Ah, ecco, ho caricato 4 volte. C'era qualcosa. Aspetta, perché ho fatto aggiungi. Sai fare il quadro che non cosava? Sai quando fai hai fatto aggiungi ogni volta? No, se aggiungi ogni volta non lo devi fare. Devi fare che va a riprendere la stessa di prima. Cioè, okay. Quando tu fai aggiungi, deve riprendere la stessa schermata che avevi preso all'inizio. Quindi poi ne fai una e hai caricato tutte e quattro. Facciamo Discord. Così, guarda. Non è che devi caricare Discord. Cioè, ti spari. Va bene, ok. Adesso facciamo così e sistemerò poi durante. Come dobbiamo fare che non andiamo? Ma non andiamo, la live non va, siamo totalmente no, bloccati. No, la live va, si vedono tutti perché sto usando la visualizzazione di ieri. Porco Dio, ma Mark, sistemiamo sta cazzata. La sto facendo. Chiudi la live 2 secondi. Chiudi la live 2 secondi. Guarda che ci metto 4 giorni a farlo. E comunque siamo tutti in video, ci vediamo benissimo e stiamo andando. Siamo tutti sulla stessa schermata. Sì, con te fermo, con fermi, no, tutti fermi, no, come ti ho detto, ho cambiato schermata. Quindi okay, stiamo usando la schermata di ieri sera, per il momento. Niente. Cioè, appena la live decide di funzionare, che la live sta andando benissimo, però vabbè. Vabbè, iniziamo a picchiarci, male. Vabbè, iniziate a fare un riassuntino per il caro Otacon che non c'era. Esatto. Io sono astemio. Attenzione ragazzi. Opla. Oh, finalmente. Ma siamo usciti. Io già lo vedevo che eravamo usciti. No, ho rimesso la live di D&D e ora funziona tutto che è una meraviglia. Sì. Hai rimesso di nuovo la sezione di D&D. Vabbè. Sì, adesso vi muovete. Sì, si era leggermente impallato il tutto. Abbiamo avuto un attimino di rallentamenti. Partiremo 5 minuti prima la prossima volta e... tempo che si setta e tanto la prossima volta non userò Chrome, quindi utilizzerò. Aspetta, tanto la prossima volta non vado a teatro. Il problema in questo momento non è Chrome, in questo momento è OBS che sta a screare perché gli esteri richiedono i salti mortali. È Discord che ha aperto 55.000 volte la stessa cosa, quello è il problema. È da OBS che ha aperto 55 volte Discord. È tutta l'inculata. Poi dopo vediamo se effettivamente quello è il problema, eccetera, perché può darsi semplicemente che OBS stava svalvolando e che non caricava bene. Può essere semplicemente quello. Perché guarda... In ogni caso, in questa schermata laghiamo molto di più che nella schermata quella dove siamo tutti e quattro insieme, perciò ho qualche problemino nel caricare tutto. No, io vedo tutti bene. Sì, ma rispetto alla schermata di prima dove eravamo tutti su un enorme coso, laghiamo di più. No, siamo perfettamente in pari senza lag. È quello che sto vedendo io da OBS. L'unico che lagga sono io. Da OBS, da Twitch non è così. Un po' lagghiamo. Viva la figa! Lagghiamo. Spodire. Sì, spodire. Solo se a te piace. Se a te non piace devi dire che ti piace Mark. No vabbè, allora teniamo questa e basta. Give me the gatto. E rifarò totalmente tutto Ale, ne hai dei minchi carine? Cazzo, presentamene qualcuna. Ma chi?
A chi Ce se ne n'erano frega, alcune dai, molto iniziamo e basta. carine, eh? Iniziamo e basta. Sì, ma che palle se non facevo un po' di cringe. Beh, Personal l'abbiamo cringe. fatto fino Personal adesso. marketing. Personal cringe. Sì, allora, ma l'ha già fatto Cioè, tutto tu mi descrivi chi Mark intendi e io ti dico se è singolo o no. Non credo sia Oh no. singolo, è la biondina con gli occhiali, ma non credo che sia singolo. No. Allora, piccolo spoiler, qualunque nomini ti dice che non è single, perché sono sicuro tutte fidanzate, sicuro come la morte. No, Ma qualcuno magari non è singolo ce n'è neanche. ancora e una l'avrei mezza puntata. Però non Tu? è. È giusto, si fa così. Quindi sì, però no. Lei è no. Ok, sì, ma No. no, va bene. Sei estremamente sicura di quello che hai appena detto. Perfetto. Andiamo. Sì, lascia stare. No, semplicemente sul fatto di sì, proprio si sente la sicurezza. Su, dai. Detto questo, Dicono. ricordiamo che Abdul ha trovato un tomo e il tomo si chiama Tomikazzi. Non è Si chiama vero. Tommy. No, non è assolutamente vero Si chiama che. Tom the Cat. Si chiama Tommy e c'ha solo foto di Driadi. Infatti preda Tutte requisito. normali. No, Freya ha fatto una cultura, si è fatta la cultura e ha voluto imparare su quello che è Tommy. Però c'è da dire che ti sei. Ma non fare cose strane a Tommy, poi me lo traumatizzi e si sveglia. Io Ma mi sono fatto figurati. una cultura sulle driadi, poi ho rimesso Tommy a posto. Esatto, ha fatto quello che doveva fare. Come vedete abbiamo i dadi in diretta, almeno Sì, quello. tra parentesi, è il libro dello spoiler. No, non è il libro dello spoiler, è quel bellissimo libro che abbiamo trattato anche durante Tasha di domenica su Vita da Sì, ma è Coboldi. anche il libro spoiler perché ti può spoilerare robe se c'ha voglia. Solo No. se c'ha voglia. No, te lo Sì. dico io, l'ho fatto io il libro. L'ultima volta mi hai detto il libro dello Ah, non può spoiler. spoilerarmi come conquistare una driade. No, No. eh. No, c'è scritto No, come conquistare. basta. C'è Basta scritto. fare citazioni a personaggi molto discutibili e molto. No, ti può dire però se è giusto rimorchiare ragazzi in un dungeon. Esatto, quello te lo dico. Esatto, e In un poi alla dungeon mi fine verrebbe qualche non si. dubbio. Allora, io ti Ma dico, alla magari fine nel di. dungeon di Platone. Alla fine di. Non di stronzate. Alla fine di Danmachi si scoprirà che al posto di esserci a Estherio livella così tanto che diventa una tipa. Dalle tette Plot twist. giganti, perché quelle che dalle tette giganti di Devi poteri diventare una bestiali. tipa pure lui, deve diventare una tipa perché se ne vuole pure quello bello così a caso, hanno finito il cringe, hanno finito l'apoteosi del cringe e ci sta in quella serie. Ricordo a tutti che dopodomani c'è l'Ovesquire. Comunque, benvenuti a tutti. Dopo questa bellissima parentesi di un quarto d'ora, bentornati su Cringe and Dungeons, bentornati su 1, 2, 3 Nerd. Io ti faccio un pronostico, vedendo l'andazzo della live non andremo molto avanti. No, Tra no. la live che esplode, No, adesso non esplode più. noi che diciamo cazzate. Quello è sempre stato. Quello è normale, è sempre questo. Esatto, già che diciamo cazzate andiamo avanti di un passo alla volta. Inizia Cioè, pure a clashare, ahimè, se lo facciamo a metà. e non mancherebbe neanche tanto a finire la campagna, a dire il vero, però. Sì, mi sono rotto il cazzo di sta campagna, finiamola, moriamo tutti quanti, per favore, da asteroide. Appena moriamo, Sono il libro ci dice: solo no, no, Volée. voi restate in Ti vita. prego, qualcosa. Volée! Allora, se dobbiamo Aspetta, aspetta. morire, io Vedi? ammazzo Abdul Sì, e io ammazzo Freya. Chi ammazza Ota? T'ammazza da solo, Mi non ti ammazzo da preoccupare. solo, L'ammazza grattacielo. usando il potere della birra. Comunque, allora, io aspetta, prima di andare avanti, io descrivo la scena che è successa la volta scorsa a Ota, che lui non c'era. E che noi ce ne stavamo levando le mani di quel libro lì, che ce ne stavamo fregando. In pratica, eravamo entrati in una stanza dove c'era una palese trappola collegata a un palese libro. Noi siamo stati là del tipo: tocchiamo il libro? No. E è stato molto interessante come è arrivato a un certo punto. Se c'eri tu, avessi già preso il libro e ti saresti preso
No, quanti danni? avrebbe ovviamente trovato il modo per Non far scattare la credo. trappola. No, non avrebbe Conoscendolo. trovato il modo. È Otacon, non l'avrebbe trovato il modo. Mi No, spiace il avrebbe, mio cuore, ma avrebbe. non l'avrebbe trovato il modo. Ho la skill per farlo. Dico soltanto che io cerco Sì, sempre se superi a destrezza hai la skill per, non per disinnescare la trappola, quella lì no, dico per... No, No, ti vabbè, dico solo una effettivamente cosa. era Dico solo l'unico una cosa. che avrebbe potuto farlo anche facendo scattare la trappola. Occhi chiusi. Volendo, senza problemi. Perché ho tipo la specializzazione in Sì, questo. vabbè, sei in Quindi expertise questo in trovare carattere. trappole e allora... No, ce l'hai. Expertise delle trappole è semplicemente che c'hai anche la competenza nei tiri. È Esatto, è soltanto perché ha la competenza nei tiri, cioè... semplicemente quello, cioè non è che chissà che cosa. A Cosa chissà che cosa. tre, Ho anche gli attrezzi io, a sei. posto. Beh, c'è gli attrezzi, quello non è un Sì, ma leggi problema cosa di base, semplicemente. Marco. No, Leggi cosa di vabbè, base. Ma non so cosa c'ha la roba del ha ladro, perché io ce l'ho circa... come artificer. Sì, no, vabbè, lui C'ho ce la l'ha stessa circa... roba tua identica. Io c'ho tutto il kit del ladro. Sì, Per però me è la lui stessa cosa. ha fatto... poi te la spiego, ha quei 3 punti in più rispetto alla base. Quindi parto tipo da 9, una roba del genere. No, Parto. parti da 6 di competenza di base più la destrezza. Più Ah, vabbè, quello semplicemente. Sì, più 3 tre. per Del l'expertise cosa? che... Quindi scusa, parto da 3. sì, Parto da però 9. tu parti In da quel caso 9. lì c'era quella trappola là, interessante, sì. Se casomai non la sbloccavi, eccetera, e ovviamente ti Vabbè, mal prendevi che Cive, ciao. vada, voi restavate fuori dalla porta e lui E lo con il... chiudavamo dentro, tipo arrostito. No, lui faceva illudere. Cioè, aveva una CD di 13 per saltarle quelle sfere, quella... E lui faceva uno. E lì ridevamo tutti perché era eludi, sì, eludi, vai, eludi. Eludi sta ceppa. Schivo tutte le trappole. Esatto. Comunque, eravamo lì che abbiamo trovato sta roba. Noi non avevamo voglia, cioè c'era un libro con una roba d'acciaio sopra. Un po' così, se lo aprivi, facevi casotto. L'abbiamo guardato, non ci è venuto in mente niente. Abbiamo preso, ce ne stavamo andando. Minchia, sto simpatico, nulla mi è venuto in mente. No, Lo dovevamo la fare, trappola era, semplicemente. toccavi il libro e esplodeva la trappola. E Esatto. Perciò, allora, noi no, non non avevamo era voglia di metterci. disinnescabili. Era una trappola magica e nessuno aveva l'incantesimo. Quindi l'unico... c'erano due metodi, o colpirlo da lontano o Sì. usare l'agilità del ladro. E sperare che con l'agilità del ladro tu riuscivi a salvarti Avrei colpito dall'esplosione da lontano allucinante. io. Infatti, Avrei colpito da lontano. Siamo stati costretti dalla casualità, semplicemente che è arrivato Guglia e ha detto: ma andiamo a prendere Tony. Il primo personaggio all'inizio, no, Tommy, che cazzo è quella merda là? Tommy. E lo Chiama chiamerò Tommy. Tony perché si chiamerà Tommy e non ci sono paragoni. Vabbè, comunque Ange è metallaro, Tommy. Cosa? Tommy è metallaro? Tommy è Tommy metallaro. lì? Tommy è Ma è metallaro e di Tommy lì? conseguenza se tu lo metti, perché questo va detto, se tu metti soltanto Gigi e Gugi dentro Gugi, cioè se tu metti Gigi dentro Gugi quando è trasformata in taverna, rave. Se ci metti anche Tommy, tutti muti. E si dorme come le persone normali, cazzo. No, se ci metti invece Gucci insieme a Tommy e basta, Muta. ti fa un concerto heavy metal. No, 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 No. muta. Perché No, la notte. questo qua è tipo gli universitari, dorme sempre. Dorme No, mai. pietra e teddy, No, gli figati. universitari non dormono. È una categoria che sanno se No, allora, non dormi, ma dormi sempre allo stesso tempo. Vero. Praticamente sei cosciente e non cosciente, quella è la questione. Oscilli Esatto. in uno Sei stato di tipo, coscienza, in coscienza. Stai là al bar, hai 15 caffè che tu ti sei consumato in 5 minuti e sei lì tipo che guardi intensamente la sedia, ma non perché ti interessa, perché il tuo cervello è addormentato e i tuoi occhi sono rimasti sulla sedia. Poi ti toccano. Ma che cazzo, che succede? Dove sono Dove questi sono? Tony? Che anno è? Che anno è? Esatto. Sì.
Comunque, noi stavamo abbandonando la roba. Se non fosse stato che Mark ha preso e ha detto a Gucci: oh, c'è Tommy. All'inizio stavo Dobbiamo facendo prenderlo. e sti cazzi. Poi dopo, ah, c'è Tommy. Andiamo a prenderlo. E poi, buona, è preso. E quindi avete un bellissimo libro che sì, in teoria è il libro degli spoiler, ma quelli che vuole farvi vedere lui. Perché tu lo apri, è un libro completamente vuoto, gli fai una richiesta e lui in teoria dovrebbe farti vedere questa risposta. 10 modi per uccidere Otama. Cosa? Potrebbe esserci, semplicemente Dimmi. sono le 10 morte precedenti. Esatto, il personaggio. Ci sono di tutti, eh. Va bene. Gli metto, Ordunque. dimmi qualcosa che non so. Gideon ti odia, ma io già lo so, stronzo di merda. Gideon ti ama. Gideon ha fatto un Sei simulacro morto. tuo all'interno della sala motori. Adesso che ho la sanità mentale, io posso tornare alla nave con la sanità mentale e dire che Gideon gliene 4 pure a Gideon. Quando tocchi la cloche per far aumentare la velocità della nave, in realtà non è una cloche. No, no, toglilo, toglilo dalla live, se ci strikeano, cazzo. Copyright, porca Madonna, Dio, bubu, copyright. Bella la Lo citazione sai. a Oddio, Cosa? telepavia, no, telepadova, l'uomo che incoglia i fogli è il suo acerrimo nemico. Oddio, non mi viene in mente, bestemmiatore seriale. Ormai non c'è più tra di noi, ma è stato un mito su YouTube per secoli. E lo sarà sempre. Mosconi. Mosconi, esatto. Perché Dio Bubu ricordo che è bellissimo. È una perla che non si gira. Dio, Dio, Bubu. E te stai dicendo tipo, perché Dio, Bubu? Cos'è sta cosa qua? Ah no, niente. Vabbè, ci sta anche. Ma chi è Kermona? Che sbatte la porta urlando. Nonostante questo, il cringe stasera è potente, ma davvero tanto. Sì. Io ho un ritardo di un secondo e qualcosa dalla live. Non ti Vabbè, ma no, preoccupare, lo sapevamo. questo è quello della live. Io che cosa ho detto? Ah, ops, spoiler. Non fraintendere quello che dico io. Ordunque, Ti ascolto. eravamo. Vabbè, avete passato la notte tranquilli. E prima di andare a letto, però, c'è stato Abdul che ha controllato effettivamente indietro. No, non è stato Abdul, è stato Gotren che ha controllato indietro. Ha detto che i goblin sono stati ritrovati con il petto squarciato, senza testa e con il cadavere perfettamente lucido, cioè le ossa bianche come se fossero state messe in candeggina. La notte passa tranquilla, voi siete beati, allegri e al risveglio siete perfettamente rilassati. Come se nulla fosse successo. Tutti gli incantesimi sono stati ristabiliti, il livello di exhaustion se n'è andato, quindi non sei più stanco. Sì, non ho più le occhiaie, non come nella vita vera, che cazzo, non c'ho le borse sotto gli occhi, c'ho le valigie, porca troia. Belle comuni. E quindi è mattina. Io mi alzo e penso nella maniera così, essendo che mi è trovato un po' di pazzia, mi viene in mente, dopo delle caramelle, però prima delle caramelle mi viene in mente un modo interessante per svegliare tutti. Io sono già sveglia da ore. Mi viene in mente di. No, allora, per svegliare nel senso tu ti svegli, ma non sei realmente sveglio quando ti svegli. Tu stai tipo.
I nuovi mostri. No, questo è D&D. Dopo 8 ore ti svegli perfettamente scantate come la pubblicità della famiglia del Mulino Bianco. Vabbè, nel dubbio Esiste, dovrei quella della dare motta fastidio forse. a No, no, qualcuno. no, no, quella della motta è quella che viene uccisa dal meteorite. Esatto, Quella dal della Mulino meteorite in Bianco è quella dove testa. ci sono tutti che fanno colazione Che ricorda la felici. motta? Che l'ho citata perché vogliamo i mottini noi. Esatto. Ah, fate vedere i prodotti di qualche casa per un semplice motivo, ma non perché Twitch rompe, ma perché se li dovete far vedere, raga, fatevi No, non pagare. si vede la marca, c'ho davanti le dita. No, no, ma ve lo dico come l'idea di roba. Adesso c'è. E no, non è quella famosa marca di bibite con il toro con le Sì, comunque, allora, e poi Non mi c'ha l'alito alzo. Costa Sono 79 centesimi, quindi è un po' difficile che sia quella. Salgo Ma su. dipende, la trovi anche 99 a volte. Sì, in iperofferta con la scadenza dopo 5 giorni. Perché è Vabbè, quella del 2000 e una lattina. è Quando è che quella del scade? 2016, Quella roba è eh. fatta con l'uria del impoverito. Come cazzo fa a scadere? Ragazzi, quella roba è fatta con la roba che. Cioè, con i residui del Kosovo, della guerra del Kosovo. Come cazzo fai? Fatto con uranio Qualcosa. impoverito, uranio arricchito, plutonio rinforzato. Sì, praticamente è fatto con. Lo zoccolo d'elefante di Chernobyl. È stato fatto con l'elephant foot. Esatto. La zampa d'elefante. Zampa Piede di d'elefante. fan. Sì. Voi È più. sapete quanto resistete davanti all'elephant foot se ci state No. davanti? Pochi Pochi minuti. secondi. No. Pochi secondi. No. No, No, non secondi non resisti. sono. Non resisti, però vabbè. Allora, allora, mettiti. Resisti? No. Stai in totale tuta allucinante, super mega iper che ti difende dalle radiazioni, eccetera. Quanto se ne resisti? Vai, tirate fuori dei numeri, 30 poi dico. secondi con la super tuta. Allora, 2 minuti con la tuta. mi sembra che 2 minuti, se non vuoi, e già stai rischiando la vita. Cioè, nel senso, stai veramente rischiando tantissimo. 2 minuti mi sembra una Ok, bruciata. Freya? 5 minuti massimo. 5 minuti e sei morto, a prescindere, ma non perché sei effettivamente morto, perché 5 minuti sono i minuti di esposizione per morire, poi per morire completamente, boh, qualche Vabbè, quello ora dipende forse. da te, da come reagisci a No, tutto lo schifo che ti dipende da sei. come le tue cellule sono morte. Stanno morendo al Allora, momento in cui le tue cellule muoiono. entro 5 minuti ti sfonda tutto il midollo che c'hai sfondato. Tutti i Mi globuli sembra che infatti bianchi 2 minuti, sfondati. tempo buono per stare vicino senza avere Tempo buono per tot stare vicino, cose. teoricamente è. Cioè, vai 1 minuto, poi non tocchi mai più radiazioni in vita tua. Esattamente, cioè sei pieno per tutta la vita. Mi sembra che avevo letto 120 secondi, E 2 minuti. anche se tu fai una foto, è iper sgranata perché ti sfonda anche le foto. Beh, ovvio. Sì, però nel senso. E tu ci puoi stare. Se ci stai 5 minuti, tu sei in automatico morto perché ti sfonda tutto. Ti sfonda anche tutti i nervi, eccetera. Ti sfonda tutto. Il DNA lo saluti molto velocemente. Ciao. I tumori, boh, probabilmente I'll auto-introduce myself. E un bidroll, eccetera, perciò tu praticamente sei un coso che. Però dopo 5 minuti te teoricamente hai preso talmente tante radiazioni che esci fuori che stai tra virgolette bene. Sì, sei Perché. Iron Man, sei l'uomo radiattivo, ma non quello No, dei allora, Simpson. perché io vi dico, esiste la cosa quella lì dei fan, tra virgolette, degli zombie, che tu prendi le radiazioni, ne prendi talmente tante in un singolo istante che tu. Può durare anche per qualche giorno, tu rimani totalmente senza un cazzo. Tu sembri sano come un pesce, sembra che non ti sei preso manco una cosa di radiazioni. Appena finito gli 1 o 2 giorni, patapum, tutto insieme esplodi in un secondo. Ma infatti perché vai in carenza di iodio, pam, muori. Ok, Su, però vai in torniamo al carenza di topic. tutto. Sì. Andiamo off topic, vai. Ta-ra-ra-ra, pa-pa-pa-pa. È finito? Sì. Poi ti chiedi perché le campagne sono lente? Abbiamo tanti problemi. Dai, quindi svegli. Allora,
Io inizio ad andare verso Tommy e penso un Ok, va po' cosa potrei benissimo. fare. Mi porto le caramelle e decido se prendere le caramelle o svegliare Tommy per far parte di un rave. Ah, ok, quindi ho esattamente intuito quello che volevi fare. Quindi vedete il genio di Abdul che dopo aver sceso le scale, essere entrato al piano terra, prende Tommy, lo mette via. No, aspetta, aspetta, non lo prendo subito, Tommy. Sto lì del tipo che ci penso un po', sto tipo così. Ci penso un pochinino Mentre e Freya stava in una leggendo, mano ho la no, non caramella. hai ancora preso le caramelle. Hai già preso Tommy, ma tu stai pensando che tu sei ancora lì a cercare di pensarci. Ma tu, Tommy, l'hai già Ah, preso e messo via. giusto, E va bene nel così. frattempo è anche uscito da Gugi. Buona così. E Tutto questo quindi, nudo con le cappe al vento, immagino, cioè così. no, sei completamente vestito. Ok. L'armatura E completa. esattamente L'armatura dopo completa mezzo è la mia decimo di Blender, ciao. secondo che è stata chiusa la porta, Gotren, lo sentite imprecare tutti gli dei del Pantheon. Una musica ad alta manetta vi sta sparando nelle orecchie, comprese Che Durin musica di è? Che merda. È un un bardo. rave. C'è un bardo in giro. No, no, C'è un no. bardo in giro, porca troia. No, Doppiamolo. tecnicamente la tua daga è un bardo. Merda. E Gigi Dardo. Freya, uno, le hai fregato Tommy da sotto al naso perché stava ancora No, no, guardando. no, sono passate già ore da quando tu hai smesso la tua lettura intensiva e sei Quindi hai fatto tornata a 4 ore. meditare. E sei tornata a Cioè, o ti sei fatta meditare. 4 ore là davanti e in quel momento lì, se hai fatto 4 ore là davanti a leggerti i triadi che lo vediamo, sarebbe molto del tipo che si gira e ti dice cosa hai fatto per 4 ore. Però Mi ha un sorriso vabbè. evite. Però il pavimento non è scivoloso, dai. La Madonna, cazzo! Cascata di Niagara, cos'è? Poi Rain ti of Healer, cioè, non lo so, io non so ti neanche come dire sta cosa, spiego. ragazzi. Entai Even, non lo so, cioè, potete Esatto, è farmi proprio capire. È quello. un'elfa! È un'elfa che ha Vabbè, guardato le cos'è driadi. Ferrugia? Vuol dire che vuol dire quella. No, raga, Raga, gli elfi Ferrugiada, non lo so, che dell'acqua. cos'è sta cosa? Perché, tra virgolette, esistono gli elfi dell'acqua? Sì, esistono, ma lei non lo è. La 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 Diventa la la la. per una notte e poi smette di essere. Vabbè, comunque c'è un rave in casa. Io intanto sto continuando a girare del tipo Beh, lui le che pasticche totalmente ce è un le ha, cazzo di cane fuori. quindi le pasticche ce le ha, lui è a posto. Ma le pasticche Freya. in questo momento non ce le ho, in questo momento No, con no, non le ha me. prese. Cioè, le ho prese, ma Vedi, non potevi riesco a alzare staccarle qualche. delle. Potevi, vedi, un rave, potevi alzare qualche soldo, sei un coglione. Cioè, non so, so come dirtelo. Aspetta, ma io ti faccio una domanda. Sono in Durin. condizioni di, se voglio, riuscire a prenderle le caramelle o sono in Sì, condizioni quello tali che se. io giro per l'universo e non capisco un No, cazzo? no, se vuoi puoi prenderle. Ah, comunque, Basta. Durin stava dormendo perfettamente. Ed è stato svegliato di colpo da un rave. Ma Poi, Rave cosa volevo cos'è? Trap? fare? Cosa Ma che rap? c'è? Qualche Musica trap techno. che. Techno, Freya esce correndo house. dalla casa. Techno, house. Hardcore. Hardcore. No, l'hardcore no. Perché paradossalmente potrebbe svegliarvi senza darvi troppo fastidio. Sì, perché in un Ma combattimento. quindi Cioè. cioè, tipo nelle orecchie di Metti la GTS dubstep poi alla fine, metti la no, dubstep. la dubstep non lo puoi dire. Cioè, Twitch ti blocca. Ho No, detto dubstep. no, no, non Dopo mette. lo provo. No, no, Perché non non è vero? mette. Ci segnalo No, no, ti mette proprio. Claptrap ti mette. Che la live. Ho fa la dub. tolto di casa. Ti mette Claptrap Ma lo che fa la sapete chi la farà la dubstep. voce di Claptrap? Sapete chi farà, anzi, la voce di Claptrap nel film No? di cosa? Di come cazzo si dice? Non mi ricordo il Borderland. titolo. E come si chiama?
Borderlands. Se vi dico Jack Black. Jack Black. Beh, ma dovrebbe già esserlo, eh. Ah no, il Claptrap, se non mi sbaglio, è venuto a mancare quello originale. Fortunatamente in Italia ce lo siamo salvati, perché la doppiatrice di Claptrap è... non mi ricordo chi. Tra parentesi, io vi ricordo che in Borderlands 3 c'è una boss fight che si chiama proprio una cosa sui Claptrap, eccetera, dove sotto c'è scritto perché l'avete richiesto voi. Sì. Ti devi ammettere ad ammazzare un'orda di Claptrap. Perché l'avete richiesto voi. Esatto. Ebbene, cosa sta facendo Lurin? Freya è scesa per le scale correndo fuori come una disperata. Io mi sa che prendo una caramella alla fine, chi se ne frega. E torni in te perfettamente dopo qualche secondo. Ma è dentro fuori. È dentro la sua custodia, Doug? Sì, al piano terra. Sì, al piano terra. Se mi metto il libro, devo folgare. Eh sì. Mi giro dall'altra parte del letto. Non puoi dormire. Mi giro dall'altra parte. E cerco di vedere se mi è rimasto qualche sigaro o qualcosa del genere che mi sono di mettere a fumare. Hai tutto quello che necessiti, di cui necessiti. Perfetto, mi metto a fare un sigaro fuori e mi metto seduto in maniera tale da potermi godere l'aria. Attenzione, mattutina. Però non hai un sigaro, hai una foglia di quello che tecnicamente è tabacco. E quindi vuol dire prenditi a rotolarlo. Allora, voi immaginatevi, Abdusta così, che palle, perché mi devo fare un cazzo di trombino a quest'ora, vabbè, mettiamoci a grindare, porca di quella grande. Mica, e vai, grindiamo. Ovvero che se ascoltiamo i Green Day non capite altre cose. Esatto, vero. Anche se da American Idiot mi sono caduti sotto le scarpe, però fa niente. I Green Day da American Idiot mi sono caduti sotto le scarpe. Perché comunque, sono diventati politici da fare schifo. Sì. Comunque, con quello che è, c'è Aldo si mette a fare. Sono canadesi, dopo un certo punto diventano politici. Non puoi dormire. Mentre Frey è uscita. Frey è uscita. Gotren. Non ce l'ha più in mano, Tommy. Non ce l'ha più in mano. Ce l'ha nella sua custodia fatta di sogni e magia. Il proprietario. Sono molto tentata di andare da lui e mettergli le mani al collo. Fallo. Lo puoi fare. Lo faccio, sì. Vado ad Abdullah. Ok. Ovviamente la prova è un tiro per colpire. Però di pura forza. Vai. Quindi devi mettere il D20 più la forza. Ah, ok, allora iniziamo col D20. Adesso ti dico la forza. Solo il D20. Le porca la madosca. Quanto c'hai di forza? Troppo. 10. Ho il modificatore 0. No. No, caro, allora, caro Abdul, tipo... caro Abdul ti va male, ha crittato. Porco Diaz, ha crittato veramente. E lo prendi nel culo forte adesso. Ora tira un 1 di 3. Redo in Hiller, Leonardo, dico solo questo. 1 di 3, un 1 di 3. In questo momento... Vabbè, tira un 1 questo momento... No, diciamo che sei abbastanza nervosa, quindi fai un 1 di 4 di danno adesso. Ok, almeno sotto quello non gli ha fatto. Ma abbiamo fatto il tiro in tempo, è uscito. Ma perché te devi fare il tiro? Tu adesso pensavo che sì. Vabbè, intanto Abdul si prende un bellissimo danno. No, da soffocamento. Guardo male e continuo a fare. Tira fuori il rosario. No, no. Oi, Luna Player, grazie per il raid. Grazie mille per il raid. Mi stai dicendo che mi è caduto il drum? Ti sto dicendo che sei caduto in ginocchio invece.
perché il colpo ti è arrivato, non ha stretto benissimo, però ti è arrivato un colpo direttamente qua sul collo, qua dove c'è il pomo d'Adamo, che ti ha fatto mancare il respiro per 2 secondi. È la Madonna. Eh sì. E io gli tiro giusto No, no, perché no, ormai. sei in ginocchio. A un certo punto si è sentito. Gioia. A un certo punto ti ha Rialzati e mi tiro un detto. colpo. Che cazzo è che sono scemo? Che cosa le vuoi Appena fare? sentite il colpo, appena tirato il colpo, ho sentito Iro. No, 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 no. Io ho avuto la pelata per un secondo. Vabbè, nel frattempo Gotren è arrivato da te, Durin, a bussare alla finestra che ha trovato aperta. Di Quindi la conseguenza porta. ce l'hai di fianco al letto che comincia a insultarti, invierire e bestemmiare perché ti devi mettere via quella cazzo di spadina di merda. Provato, gli dico, Gotren, prova a dormirci tre con uno che tira fuori certe cose. Opzione Gli 1. rispondo così. Opzione 1, Ce n'è la uno. spada vai giù a prenderla. Opzione 2, diventi il fodero della mia. Opzione Opzione 2, opzione 3, c'è sempre la Diventi il terza fodero, opzione. diventi un doppio fodero. Opzione 4, che dove io non Opzione divento op Aspetta, opzione 4, diventi parte del muro. Opzione 4, diventi la mia marionetta. Potrei diventare un bel Heartwall. Opzione 4, diventi la marionetta. Ma quindi una cosa, Sembra che Max, sia stato fatemelo dire triarchi. di cosa sta succedendo con Freddy, abbiamo fatto l'iniziativa. No, Madonna. no, basta che ve la rollate bene. Intanto che lascio vedere cosa fanno Turin e Gotren, Beh, lascio comunque, pensare mi un attimino. rialzo e gli tiro una scossa con del tipo, fammi un attimo di pigliare. Tipo così, fammi un attimo di pigliare, porca troia. E gli tiro le solite mie Sì, scosse. vabbè, con svantaggio perché sei in ginocchio senza fiato, quindi fai te. Ma mi alzo prima Sì, ma sei ginocchio. sempre senza fiato. Ripeto. E poi c'è l'effetto della caramella che ti ha un attimo rincoglionito. La Madonna, ti sei drogata e ti fa picchiare. Pisciate pure addosso a sto punto. No, se faceva più di danno con il D4, a quel punto dovevo fargli fare una prova di costituzione per vedere se non squilla. Comunque spammo a tutti quanti fin tanto che tutti noi facciamo parte del Coboldo Cinematic Universe con tutti i Esatto. nostri Perciò account Twitch qua sotto. entrate all'interno della roba del CCU, venite a seguire me, che sono MrGui91, e anche 123 Nerd Che e bella Vita da la scritta in Coboldi, chat. A pixel. che dopo andiamo in live da loro. Esatto, più tardi saremo in vai su Vita da Coboldi a vedere Omori. Questo è il Telegram di tutto il nostro canale SS Universe dove potete parlare con tutti e quattro noi. Sì. E Ovviamente. altra gente squilibrata. Altra gente pazza psicopatica si dice. Ovviamente noi abbiamo anche un canale YouTube dove ricaricheremo tutta la live, questa compresa, perché siamo. Poi quando un topic che dico a loro intanto, poi quando la live finisce vi devo chiedere una cosa, cioè non scappate subito appena finita la live, vi devo chiedere una cosa a voi due. Anche se mi scappa la cacca. Se, Sì, aspetti un soprattutto attimo. se ti scappa la cacca, tu devi restare qua proprio come se avessi un palo in culo, proprio fermo. Che brutta persona che sei. No, quello di Discord non l'ho ancora impostato, vabbè, fa niente. E qua trovate gli account Instagram di Vito da Coboldi e di Mr. Guri91 e ovviamente il nostro canale Instagram Exactly. con 14 la CA di Freya quanto è? Aspetta, Vedo che è tanto più 21. alto sicuro 14. Dovrebbe 21 la CIA di Freya. avere no ce l'ha molto più Sì, bassa. 12. Devo seriamente prendermi un'armatura.
Sì, infatti stavo E non so perché pensando. non l'ho fatto finora. Ehi, Vrantamar. Avranta. Uè, Dove Lavranta! ci stai? Dove ci sta Buon scritto salve! poi? Hello there, Allora devo General fare Kiko. il tiro del Dianno, devo fare. Ragazzi, Esatto. dovevamo fargli la scenetta Hello there, General Kenobi. Cioè, dovevamo fargli tutti quanti. No. Hello there, General Sai Kenobi. benissimo che io sono dal lato l'altro. Io ho fatto 10 volte il danno che mi ha fatto Freya. Esatto. E sì, vi state massacrando un attimino. Freya ti becchi 10 danni da scossa elettrica. Vedete la povera Freya che, dopo essere inca stata incazzata, ha tenuto la guardia bassa, come se avesse tolto tutto nervoso. Era lontana da me con la testa. Vedete lo stronzo in ginocchio che si rialza, lancia a mo' di Sith delle folgori dalle dita che vanno a colpire in quei punti precisi Freya, che la buttano a terra come se fosse stata colpita da un taser. Senza effetti E brutti. mo' Freya è incazzata. Allora, e adesso poi mi è tossire fortissimo perché sto Ricambiamo morendo tanto. un attimo scena. Poi dico E quello che devo torniamo da dire. Durin, che sta rischiando di finire Va fuori bene. dalla finestra. No, Va bene, mi alzo. Che palle. Ma non me la potevi portare qua quella merda? non rompere le palle, vai giù a metterti via quella spada di merda. Ma che hai? Non sei sbronzo? No, ho finito la birra e mi hanno svegliato male. Ho capito, beh, ti capisco. Non c'è del caffè? Che cos'è il caffè? Io bevo solo birra, lo sai. Caffè corretto? Birra. Ti compa co con una co mi alzo, con una mano gli do una pacca sul braccio. Ti capisco, ti capisco. Va bene, vado giù. Che E appena tira la pacca, anche cazzo l'altro tira fa? la pacca e diventa parte integrante del muro, del No, pavimento e ad un certo probabilmente anche del punto, soggiorno. prima che voi due finite con l'ammazzarvi l'un l'altro e sprecare così un particolarissimo bonus che vi è stato dato, sentite uno sbattere della porta talmente forte che sentite la locanda lamentarsi. Ehi, porca troia! Fai piano quando mi sbatti la porta! E vedete un fumo nero uscire dalla testa di Gotren. Abbiamo il papa che c'è il fumo. Abbiamo fatto la fumata. No, è quella nera, quindi Abbiamo non c'è papa. ancora. Poi Ah. dice appena torniamo su di noi che ci si mette a fare In realtà io lui vado giù, assiste alla scena. vado a prendere da Gigi Daga. Gigi Te sei a terra che stai tipo collassata. Daga. No, è soltanto presa dagli spasmi, non è collassata. Sai, tipo. Vabbè, nel Di momento in Mango, cui scusate, prendi ma è un Gigi. episodio di Modern Family? Non ho Sì, capito se è circa. un episodio di Shameless o di Modern Family. O tutte e due Cioè, non messe ho insieme. capito. Non lo so, ma Shameless c'è niente. Family qua dentro. Vabbè, Ci nel si momento in tiene. cui prendi Gigi, lo metti via, tutto si placa. Tutto diventa tranquillo. Oh, la pace. La godura, la libidine. Chi è che ce l'ha, Tommy? Tommy non è lì. In Chi ce l'ha, Tommy? teoria, tu non lo puoi sapere chi è Tommy. Ah, ok. Sarà qualcuno di quelli Scusate. fuori? Hello there, General Kenobi. Sai solo che Tommy non lo ha Gotren. Sicuro che ma io credo che Godre piuttosto che rimetterlo lì avrebbe spaccato la daga. No, credo che prima o poi sarebbe diventato davvero Durin. Perché la daga è colpa di Durin che è sempre impostata sul fare il rave. No, è perché è Ma dove cazzo consigliabile, ti come vi ho sei detto, buttato, c'è mettere la troia. tutti gli oggetti magici assieme per dormire sicuri la notte. Sì, ecco, Ma poi perché si è il limbo che sputtato? sposta un oggetto.
Perché si è sputtanato di nuovo Bot System Elements che l'ho disattivato? L'hai disattivato da Stream Perché Elements o l'hai disattivato da da Twitch? Stream Elements. Hai Aspetto. controllato di aver salvato le impostazioni? Sì, perché si sono autosalvate e c'era scritto in alto saved. Ricontrolla nel dubbio dopo. Ah, vabbè, tanto sono live di prova con le nuove grafiche. Queste sono grafiche Esatto. base per imparare a usare OBS e tutto. Le grafiche ufficiali verranno Io in non l'ho questo. mai attivato il bot di Stream Elements, uso il bot di Streamlabs perché è più personalizzabile e più utile per me. Cioè, No, no, anche no, prima fuori live. è perfettamente personalizzabile perché quella l'ho Lo scritta so, puoi io. farci molte più cose con Stream Elements, però io mi fido più di Streamlabs vedendo che funziona bene, che il bot di Stream Esatto. Elements fa cose a caso. Purtroppo è Come ti così, sei ben lo accorto? disattiverò e gli farò fare la fine degna che deve. Riposa in pace, Streambot. Comunque, allora, mentre vedo che lei c'ha gli spasmi, mi riprendo completamente, mi rialzo e gli faccio. Allora, è successo un casino, l'ho sentito, ho preso le caramelle un po' tardi e nel momento di totale pazzia, io non avevo idea di dove ero. Non avevo idea di dove ero e non avevo idea di cosa avevo preso in mano. E neanche di effettivamente di aver preso in mano qualcosa. È un po' difficile da spiegare. Poi con un poi te lo faccio. Prima o poi ti faccio Un capire com'era la disegnino. brutta esperienza di questa roba. Però, in pratica, mi ero svegliato che volevo fare una tot cosa, poi andavo tutto a puttane perché in realtà mi ero già svegliato e avevo già fatto un casino senza che io lo sapessi praticamente. Ed è un po' strana come cosa, ho preso la caramella, si è tutto ripreso No, leggi cosa ha scritto e Vrantamar. È un bot speciale, lascialo Brandmac. fare. Esatto. È un bot speciale o è un botto speciale? Tutte Allora e due. È un bot trattino Mi dispiace per mi dico, mi dispiace per quello che è successo, ovviamente offrendomi anche di rialzarlo, eccetera. Però oramai che avevo il libro, oramai il libro l'avevo preso, il ti sta casino vibrando era la bag of holding partito. comunque. Eh? Hai una tasca magica che ti vibra. Se allungo la mano, inizio a tirare fuori pure Tommy che sta parlando. Oramai che io gli dico, oramai che l'avevo tirato No, fuori, non oramai che sta casino era parlando. Nel fatto, momento in cui volevo. lo tiri fuori, guardate qua il gatto che arriva. E tira fuori il Ciao, gatto! Ah, tira cazzo! il gatto! Ma dove la... Ma... È Dove il fantastico come gatto? appena indicato il gatto è iniziato a guardare verso la Ciao, videocamera del bello! tipo: ma che cazzo volete, umani? Ma andate a fanculo, Cazzo! uscira, Ed è andate a tornato indietro. cagare. Vabbè, dicevo, Tommy ad un certo punto si apre. Dai, Tommy, che ci vuoi dire? Salta fuori la scritta, lascia perdere per questa volta e solo per questa volta ci penso io. Esce un fascio di energia che colpisce te, Freya e il caro Gotren. Fumato, l'unico che si è svegliato bene è stato Durin, anche se non proprio propriamente bene. Però è l'unico che non ha ancora subito danni da nervoso. Da stress, E danno stress. vi ribeccate tutti i punti ferita. E Cuteness siete over di buon umore. 9000. E siete di buon umore. Siete tornati tutti di buon umore. E siete tutti tranquilli, come se avete passato una nottata fantastica e quello che avete vissuto finora fosse soltanto un brutto incubo. Dopo aver letto quella roba lì, comunque mi scuso ugualmente Ofea e l'aiuto a rialzarsi. Perfetto. Nel frattempo Mi anche scuso Durin. dicendo, guardo neanche storto. Nel frattempo anche Durin. Finalmente. Mi scuso per bene con Freya in una maniera quella lì di cui so tu di come Sì, scusarmi ok, con tutto. lei. È lo stesso modo che hai per scusarti che userai domani su vampiri. Utilizzato il Galateo. No, allora raga, domani su vampiri il delirio. Come cazzo vado male? Raga, è successo il casino, porca te, metti Hai il cripto, cazzo. detto tu quelle testuali parole. Io critto sempre, ma io lo so che critto sempre. Il problema è che non devo crittare. Perché su vampiri, anche se fai un crit positivo, non è mai detto che è buono. Di solito è critico caotico, quindi fai te.
Esatto, il critico caotico è il critico buono. E ne ho fatti Che tre sei quella sicuro che serata. la cosa va a buon fine, Insomma. ma non sai cosa va a fine. Come va a buon fine. E di conseguenza siete tutti a posto. Anche te adesso, Durin, esci da Gugi e Gugi finalmente, una volta che sei andato a una distanza tale, torna nelle sue dimensioni. Ti giri raccogliendo Gugi, caro Durin, e ti accorgi che c'è qualcosa di estremamente strano. Viscido, pieno di No, 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 liquido. assolutamente no. Scusate, ho visto la coda del Cucocomero gatto e mi d'acqua. stavo distraendo. La tocca piano. No, semplicemente, Cucocomero, sono sì Cucocomero. Breaker. Là Com'era? dove si è messo, dove c'era Gugi, che è le dimensioni non ve le ho ancora date, ma effettivamente è una locanda a due piani di base 10x10. Cioè, è un quadrato di 10 metri quadrati la base, alta a due piani, quindi sono 10x5. 20 metri quadrati. Sì, ma sono 10x5 in altezza e due piani e il tetto, quindi saranno 15-20. No, fai 8 metri La tua la d'altezza. terza. No, sta Se è un zitto, quadrato, se è un non è un cubo, è la tua cubo, terza. non è un cubo. È una locanda. Sono Esatto. due Ma se è parallelepipedi base e una quadrata. piramide. Hanno detto che era un quadrato. La Non base. lo so. Ma per essere un cubo deve avere tutti i lati uguali. Un Esatto. piano è alto 2 metri e mezzo. L'altro piano è alto 2 metri e mezzo. In più c'è circa un metro di Raga, non possiamo getto. tenere Gucci perché non è regolamentare. Sono 3 metri piani. Ma dove sono 3 Non metri possiamo piani? tenere Non... Gucci. I La piani. regolamentazione sono 3 Non metri. più, ma da Sono finiti. 1980 che non sono più da 3 metri piani. No. Penso, raga, essendo che tanto so già che loro due si scanneranno per un No, mese, vado a cercare dopo gli sta faccio vedere la minchiata. regolamentazione che sono più bassi i soffitti perché 3 metri sono troppi da scaldare. A parte questo, noti che. A parte il casino che sentite che è il mio gatto, per terra non c'è il segno di Gugi. Non c'è il segno di tutta quella grande zona. È come se fosse caduta. Niente. Non c'è il segno. Non ha lasciato l'impronta, Gugi. No? Era sollevata in aria. Semplicemente ha tenuto il suo peso, nonostante le dimensioni e voi dentro. E Gugi Ha pesa. tenuto indietro la pancia. Ok, Gugi pesa sto 30 grammi, eh. vedendo com'è la regolamentazione attuale e siamo più o meno tra i 2,70 e i 2,60 m. Ah, beh, si è abbassato. Te l'ho detto che non sono più 3 metri Quindi perché sono. è comunque. Dal 75 e 2,70 m, tra Scusa, parentesi. era 2,50 m, è comunque non regolamentare. Quindi L'urlo può del cagare il geometra cazzo. No, terrorizza anche 2,50 m è l'Occidente. regolamentare, e 2,40 m, 2,50 m lo puoi, è regolamentare. Tu al massimo puoi arrivare a 2,70 m, Ah, ok. massima. Massimo. Poi Quindi io posso 2,40 m, cagare il cazzo. poi riducibili a 2,40 m in. Disimpegni in genere in bagni, gabinetti, ripostigli e tutte le altre robe. Poi ci sono 2,55, 2,60 Vabbè, poi nelle c'è zone le camere, montane, nelle zone montane. i Sì. corridoi, eccetera, eccetera. Ti E tutte le altre Sa cose. che è diverso però per le cose commerciali. No, per il capannone commerciale No, non. no, per le cose commerciali non è diverso, per le cose commerciali è uguale a tutte le altre. È se Capito. sempre abitazioni standard Vabbè, comune. torniamo su. No. Beh, comunque. E niente, a quanto pare Gugi è ottima, perché a quanto pare. È come se mantenesse il suo peso di 30 grammi. Anche se l'altra notte c'è stato un po' di vento Ok, ho forte, già capito perché. ma Ho già non, capito perché. via, non è stata spostata. Nonostante molto leggera, il vento forte non l'ha portata via. Chissà come mai. Ed era una piccola cosa. E Gugi chiede di tornare da Freya. Perché diciamo che non è molto. Non va molto bene mantenere vicini Gigi e Gugi così. Visto che possono fare un baccano Riparliamo. assieme.
e potrebbe mandare a puttana completamente. Se non vogliamo un rave continuo. Quindi non volete un rave continuo? Mi raccomando, facciamo poco rumore. Culo Eldritch Blast. Non è detto che funzioni, ti ricordo che sono due oggetti magici. Tre, con Tommy. Anche se non si è ben capito il potenziale di Gigi. D&D Civil Engineering Edition. Esatto. Vabbè. Mi riprendo Gugi. E stranamente. Rimetto Gugi al solito posto. Arriva. Non possiamo morire per una cazzo di meteora, per favore. Non possiamo fare Total Kill Party per una meteora? E lo stavo facendo, ma il master mi ha interrotto. E ci credo, vorrei riuscire a farmi almeno. Mancheranno al massimo 5 sessioni e non ne mancano tantissime. Va bene. Minchia, 5 sessioni, mi cadono i coglioni. Arrivano a 10 se continui così. Sono passivissimo. Però per stronzate ci sei, è questo il fatto. Non devi essere passivo, devi essere attivo. Allora, tornando a noi, è ora di mettervi in viaggio. E ovviamente, indovina chi non vedevate da un paio di giorni. Me stesso. La cacata. Il ragnetto. La cacca. Piccolo ragnetto. Esatto. Il piccolo ragnetto. Allora, io nella mia mente, ancora prima di vederlo, sapendo che è arrivato il ragnetto, penso: quanto cazzo è diventato grande sto coso? Poi lo guardo. Il doppio di quello che era prima. Figliami, se sta a crescere così, siamo a posto. Ah, cresce ancora. Cresce ancora un pochino. Senza età. Ti voglio vedere. Esatto, crescerà ancora un pochino, tanto da potervi trasportare sul groppa tutti e quattro. Attualmente allora, ne può portare solo due. Comunque voglio. Aspetta, in onore dei vecchi tempi, mi giro verso Durin e gli faccio: Durin, vuoi tornare sul ragno? In onore dei vecchi tempi? E c'ho la faccia del tipo: ti sto prendendo forte per il culo, brutto rincoglionito. E io mi giro e gli dico: vivo la mia vita un quarto di miglia alla volta. E sale sul ragno. Sale sul ragno, seguito da Gotren. Esatto. Un quarto di miglio, non un quarto di schiena gli faccio. un quarto di vertebra, più che altro. O quattro vertebre alla volta. O quarto di schiena è meglio, perché un quarto di vertebra, se ti avessi staccato la vertebra all'interno e ti avessi fatto diventare un quarto di vertebra, non saresti qua a camminare. Vabbè. Comunque notate che al collo di questo bellissimo ragnettino minuscolo ci sono le teste di orsi gufi e goblin. Cioè, però si è fatta una collana. Ma bravo il mio ragnetto. Però sono teschi perfettamente lucidi. First time. Allora, io appena vedo first questa time. Cosa e nella mia mente sto pensando. Io pensavo fosse lui. Cazzo, c'avevo ragione. Andiamo avanti, che fosse meglio. Mi faccio dei problemi. Esatto, quindi tutti quei cadaveri aperti completamente sullo sterno, cuore assente, testa assente, a quanto pare nel periodo di muta al vostro caro ragnetto gli prendono gusti particolari. Siamo sì, lo guardo, guardo le teste di Goblin, poi lo guardo nei suoi otto occhi, lo guardo e faccio Goblin Seiya. Otto occhi sarà un po' difficile che li riesce a vedere tutti, contando che la testa è più grande di te. Io mi immagino così Durin in questo momento. Lo guardo nei suoi otto occhi. Esatto. Occhi negli occhi. Contando che la sua testa è più grande di te.
Allora, sai cosa mi è venuto in mente? Una cosa, ti hai detto a gusto d'agnetta, a gusti particolari. Io mi sono immaginato, hai detto che fa 50 sfumature. Esatto, anch'io. Ci vado a sfumare di grigio. Quanto sta nel ragno? Ho una camera del piacere, tuttavia. Piena di teschi. Attenzione, vi ricordo Mamma che mia, brutta cosa. vi ricordo che il ragno ha la capacità di creare corde. Non tanto steli, visto quanto è grosso, ora quello che tira fuori non è un filo, è una corda. No, dopo non è una corda, è una barca. Dopo quando diventa più grande, ti dà fuori dietro il Titanic, porco il Corde demonio. uguale bondage uguale Sì, no. esatto, lo fa. E I'm a partecipa a spider, Kenshi so what? e partecipa con Kenny il Cazzaro alle gare. E vince a mani Esattamente. legate. Ah, a parte, apro una parentesi. Mani legate. Una cosa, sapete che c'è il manga di è uscito di qua in Italia, il manga di Insomma Spider What? Oh, Sapevate? ma io che cazzo ne No, so? lo scopro ora. È uscito l'anime, non il No, manga. No, è uscito anche il manga, a quanto no, no, pare. anche il manga in Italia. Boh. In Italia. No, lo sto dicendo perché l'ho trovato Oh, abbandonato lì. grazie Cocco, grazie. Ciao, grazie per il raid. Molto Da probabilmente quanto tempo non vi è stata Pera a sento? farci Ciao, il Coco raidino. Pera. Io non Ciao, lo Coco vedevo la Pera. live, perciò non lo sapevo. Vero che sei te, Ma Cocco? da... Pera? Adesso rispondo ad Sì, entrambe. no, è che ogni tanto mi confondo. Comunque, ciao a tutte e due, grazie per il raid. Come state? Come chiede Scott? Comunque l'unica Basta, immaginina che ho andiamo avanti. tenuto di base è stata quella dello zombie che ci insegue per il raid perché è l'unica che trovavo carina. Se qualcuno mette il follow c'è Angelo che impazzisce nel vedere la, la scenetta. È la scena di C'è detto Onizuka che che fa il surf follow sul... è Angelo che fa l'elicottero. No, è la scena di Onizuka che fa No, surf che sul palle. delfino gonfiabile. Allora... ora dovete fare soltanto una cosa. Il Andare caro, a la creare un cara... A nuovo ordine mondiale? parte quello, c'è la cara... Ciao! Infatti l'ho detto che era Pera. È così sempre Pera. lei Ciao ormai. Pera. Ciao, Dicevo, com'è? era la cara... Com'è che si chiamava lei? Eccola qua! Eccolo qua, il follow. Ma che bello, Angelo. Grazie Madonna, mille. in live? Redhead Ma dov'è? Cocchetto. Ah, ok. Ed ecco finalmente vediamo anche Cocco. Sono tutte e due. Oh, Ronin01, grazie. E guardati le animazioni sulla live, Vabbè, Angelo. intanto che si sta facendo off topic, prima o poi ce la farò a fare qualche live interessante. Riesco a invitare pure voi due. Cocco e Pera. Ah, ho sputato mezza roba. Merda. Non vedo Ok. le animazioni. Devi Se le aspettare animazioni le hai messe sotto. un attimo. No, le animazioni sono davanti. Ehi. Ma dove le hai messe? È Sì, in dove le hai live. trasmesse? Sì, che le ho I trasmesse. can see. Non è uscita. Oh, vedi, dopo 7 mesi è È uscita. uscita in ritardo di I 10 can minuti, see. però è uscita. Raga. Ah, eccola. Grande. Cosa? Va Comunque, bene. ricordiamo a tutti quelli venuti a Cocco e Pera di andarci a seguire sulle solite robe che Mark sta spammando intanto che Ho arrivano. iniziato con il nostro canale di Instagram, ho iniziato col nostro canale di Telegram, che è quello del canale del CC Universe, del Combo Cinematic Universe. Tutti i tre canali di Twitch di Vito la Kobold, di Mr. Ghoul e Javiroi. Che salutiamo e diamo un abbraccio fortissimo Ah, è vero, alla alla grande cara Ale. Ale. Buona guarigione. Poi ci sono anche i nostri canali Instagram. Tutti i canali Instagram e il nostro canale YouTube dove potete riguardarvi tutte le nostre live, tranne quelle di Filo Solfeggiando che ancora non ho iniziato a pubblicare. Verranno pubblicate. Volevo dare un avvertimento alle persone che si iscrivono al canale Telegram CCU.
si perdono punti sanità mentale ogni giorno. Con ogni post, con ogni è data. Possibile che, ne ho già parlato con Mark di questa cosa, voi lo saprete appena finisce la live, può darsi che potremmo, se arriviamo alla maggioranza, potremmo approvare una nuova regola che li fa perdere di più di sanità mentale. Esatto. Sì. C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa lascia che non perdere Stream Elements. Che, lascia perdere il bot di Stream Elements. Che vabbè, online. Se avete domande, la chat è attiva. Che, sì, brutta cosa. È proprio del tipo: ehi, ma la live è già online. Ma io sono su Windows. No, aspetta. Ma io ho Windows 97. Quindi non esiste. Esatto. Windows 98. No, no, 97, ma 98 funzionava recente. Ma Steam Elements si è andato a settarlo non da Chrome, vero? Si è andato a settarlo da Explorer, mi stai dicendo? Esatto, ho usato Internet Explorer, che non esiste più, però fa nulla. Esiste ancora, no, i nostri incubi. No, da quando è uscito Chrome non ho più usato Explorer. Vabbè, comunque, quello l'ho detto, ok. Ma tutti i link sono arrivati. Dovete usare Edge, raga. Sì, infatti. Se usate Chrome. Io mi trovo bene. Ho usato Chrome perché ho dovuto salvare le cronologie da un'altra parte, eccetera, eccetera, eccetera. Poi trasporterò tutto su Edge, sta tranquillo, in modo che anche il nostro caro OBS evita di crashare male e morire meglio, peggio. Esatto, perché Edge è Sì, ma io ti dico, per come è settato BS non ti sta morendo per... come no, è settato BS, perché ho fatto la cazzata io prima, quindi... Quello è il problema, perché Chrome non ti va a pesare così tanto su OBS. Ma se ci fanno pure i meme! Ma allora, la storia... Su OBS... No, fanno i meme su Chrome. Ma possono fare quello che cazzo, cioè, di fare su Chrome. I corti del Trio Medusa sulle telenovela brasiliane, cioè, è uguale. Una delle regole di internet, a parte la rule 34 di internet, che non sto qua a spiegare, una delle regole è che se ci fanno il meme vuol dire che è vero. Con rule 34. Se ci fai il meme vuol dire che è vero, no, è la più grande cazzata che io abbia mai sentito nella vita. Attenzione, cioè... in teoria la live oggi doveva essere così. 34. Però la stiamo facendo così per problemi di lag. No, è così tutta laghiamo molto meno comunque. Sì, così laghiamo molto meno, ma è semplicemente perché ho settato col culo cosa. Sì, me le ricordo le telenovelas del trio. Allora, vi Dove dice che durante la notte, mentre ha passato queste due notti tra caccia e muta, ha notato delle figure, quattro figure incappucciate, non molto distanti da dove siete ora, in quella radura, verso est. Non è stata molto attenta. Cosa aspettiamo ad andare? Non è stata molto attenta da quello che facevano e tutto, perché dopo tutto era troppo impegnata a stare allerta dal difendersi, perché in quel momento senza esoscheletro diciamo che era un po' troppo debole. Contando che è di taglia grossa, senza l'armatura naturale di un ragno, aveva una CA di 8. Una cucciolina. Ma ha scelto dove mettere i punti abilità a sto giro? No, però poi una volta che gli si è ristabilita l'armatura naturale è tutto a posto. Comunque fa, io vi posso indicare la strada, andrò piano soltanto perché voi vi possiate stare dietro. Va bene, perché tipo un movimento... Intanto sto continuando a pettare il ragno. Sì, pettalo pure quanto vuoi. Io camminalo, invece non lo pettalo. Vabbè, camminate per quelle che sono circa 4 ore e arrivate in questa zona dove, sì, è evidente che qualcuno ha fatto qualcosa. A terra, seppur... Cerco indizi. Ho capito, indizi. Sì, comincia a tirare il dado su investigation, o investigazione che dir si voglia. Ma il dado è mio amico! Forse. Ma su investigazione, vai! Dammi un secondo, che cazzo! Quello comunque che
vi colpisce è che Devi essere nonostante. rapido e scattante, come le manguste. E non sai come le manguste, però. No, no, delle manguste c'è qualcosa, la miopia. Hai trovato. L'erba. Hai tro... No, 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 attenzione. Il treno. Hai trovato un'orma. La sacra guida. Hai trovato un'orma, attenzione, hai trovato un'orma. Ma appena ti avvicini di più La per tua. guardarla, dici: Ah, è il mio piede sinistro. È quando sono sceso da Aragorn. mi metto a indagare anch'io, vado, andiamo a indagare Anch'io. tutti. Perché qua mi Ma prendo. che cazzo, ma perché hanno fatto lo Ti stesso prendi tiro tutto il tempo che tuo? vuoi, è il 6 che ti tieni per il momento. Perché la scena che vedete adesso è questa. Soprattutto Freya Quelli e smashu. Abdul, nel guardare, hanno trovato che a circa 5 metri da voi c'è quello che è stato una zona di fuoco. Anche se ben coperta, come se Mio tutto è falò. parte, c'è stato un falò parecchio grande. Saranno 3 metri di Cercate dei diametro. mezzuomini. Cercate dei mezzuomini lì in mezzo. Cercate il mezz'uomo! Citazione del Andiamo avanti. signore. Ah sì. Quando cattivano Pipino e Merry. E Poi ci sta. a parte questo, non riuscite a vedere altro. Quando. Quindi c'è un punto fuoco di circa 3 metri. Tocco Sì. la. Mi avvicino. Mi avvicino. No, quindi non ci sono i resti di un falò. Quindi non Li c'è hanno cenere. coperti, hanno cercato di coprirli al meglio, però hanno il calore in quella zona Ok. si sente ancora. Mi avvicino alla zona che si pensa che sia stata quella dove è fatto il falò. Con la Beh, non è mano che si cerco di capire pensa, quanto. è evidente che ci hanno fatto il falò, si sente Sì, ancora il ok. caldo. Mi avvicino e cerco di capire dal calore da quanto tempo è stata coperta. Natura o sopravvivenza, quello che preferisci te, o natura o sopravvivenza. Natura sta che noi sappiamo. Mi sa che ci Complimenti, riesco. hai fatto Hai uno. A fatto uno. Come? quanto pare Ma che cazzo dici? hai fatto Ho fatto 19. 20. Hai fatto 19 col dado e uno di natura. Appunto. A Appunto, quanto quello pare la tua deduzione c'ho. è hanno coperto stamattina all'alba il tutto. Però Mi giro, tiro fuori gli occhiali. Sono stati qui all'alba. sono stati Sono andati attenti via ad dall'alba. abbassare parecchio Au! la temperatura. Altrimenti le foglioline secche che ci sono state buttate sopra sarebbero già state ridotte in cenere. Lo comunico agli altri presenti nel gruppo. Ok, noi siamo gli alti presenti, perché siamo più alti, effettivamente. Però. Altri presenti. Siete che ce l'ha il remoce, stronzo. Anzi, stronzo. Stronzo. Interferenti, senso time. Andiamo avanti. Che? Ah Mi sta guardando la mia faccia, non penso sia altra cosa. Dai, raga, parliamo in elfico. Io sono un elfo, quindi sto parlando in elfico. Ma questo è antico elfico. È antico, È quasi. è quello dell'agente Smith. Esatto. Vieni Salutiamo tutti gli Pingu. amici dell'Orolt. Grazie per tutto Ciao quello che raga, avete fatto. grazie di esistere. Li trovate ovviamente su Bene. Instagram. Li trovate nell'Orollit, cioè nel senso tu lo rolli, quando Ah, rolli sì, qualcosa, giusto. se rolli abbastanza bene, li vedi lì in mezzo nella cartina, c'è cioè l'immagine loro che Sì, compare. proprio te li vedi bene. Andiamo avanti. Ma aspetti di E farti sacra guida. La bene, sacra guida. e dopo che gli hai detto questo, cosa fate?
Allora, io prima di fare qualsiasi altra cosa apro il portale e mi vado a prendere una cacchio di armatura. Ovviamente quella in cuoio. Non ne hai dentro lì di armatura. Ma se si mettesse come armatura i pezzi del portale in maniera tale che quando la colpiscono attaccano il portale e non attaccano lei e tutti i colpi vanno Potrebbe nell'altra essere parte del pericoloso. portale? E vabbè, sarebbe meno pericoloso di averci un due d'armatura. Ma che ne sai che quando, una volta che hai usato il portale per un'armatura, quando tu provi a riaprire il portale, quei colpi non ti arrivano in faccia? Esatto. Anzi, vedi che i ragazzi Talento non ce l'hai davanti al naso. non hanno giocato a Portal. Evidentemente. Inserzione dello spazio-tempo. Esatto, gente. Comunque, no, non ce n'è di armature lì dentro. C'è una fraccata di denari, c'è una fraccata di cibo, c'è una fraccata di birra. A proposito, vedi il braccio di Gotren che si prende una cassa. Immaginavo. Mia. E se le Se posiziona andiamo avanti, nello, se lo posiziona nello zaino, la sua corda, il suo rampino, tutto quello che aveva che gli era utile, lo mette nella cassetta della birra e lo rimette nel portale. È quel bellissimo zaino che avevamo quell'anno famoso io e Ota quando siamo andati a fare cose. ma quindi lo zaino di quando stavate insieme. Eh beh, sì, adesso non possiamo Cazzo perché dice? c'è le No. regioni chiuse, altrimenti come amicizia è normale stare assieme. Ricordiamo che tutte le informazioni che diamo sono totalmente sbagliate, a parte Esatto. l'età di Marco che è 96. No, 93 se proprio proprio. Secondo me è un Esatto. portale 5C. No, siamo più avanti, siamo al 7C. 7G. Esatto, così il microchip te li stanno direttamente nella mente a tutti i È un segnali. portale. E questo portale ce l'hai solo se ti fai il vaccino. Quindi ce l'ho. Sì. Esatto. Sette. Il vaccino o il portale? Vabbè, non Tutte interessa e la due. risposta. Vabbè, No, ma dunque, prego, cosa eh. volete fare a parte cercare qualcosa che non c'è in un portale? Allora, io cerco qualcosa che non c'è Cerco. anche Visto che ho nell'universo. fatto 20, visto che ho fatto 20. Sì, ma tu hai fatto Ho tirato 20 tre su. in cui Hai fatto 20 fatto non è 20 su una crittato. cosa particolare. Cerco di capire da Ok, quanto è stato allora spento. Punto. cerco di guardare a terra, guardo a terra per cercare segni di carri, di cavalli, robe del genere. No, neanche se Ma mi io ci ho fai, guarda, guardato. ma neanche se fai 20 più il modificatore lo noti. Sono stati, Cosa tra non c'è? virgolette, più Cioè, se faccio affrettosi. 20, non mi fai vedere niente. No, non Non ti mi fa fai vedere vedere né niente. ho-oh né l'Ughia che volano nel cielo. È più probabile che poi No. nuota, se fai 20 hai Un notato. suicune, un lacco. Se fai 20 è più probabile che in lontananza cogli la primavera che sta sbocciando, vedendo al rallentatore uscire un fiorellino del prato. O se fai più Perché di 20 non 20 è che ti vedi in permette lontananza il lo 20 di. scoiattolino che si ingroppa la Sì. Che scoiattolina. Ma di è la tracce cosa non che ne vedo è più vedi. interessante. Ma perché Allora, semplicemente col 20, se il carro è passato 6 mesi fa, puoi fare No, anche no, 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 180 sono come tiro. passati al massimo 5 ore fa. Quindi Beh, se il sei ricoperto problema è poi. che le tracce sono state completamente coperte, oppure non stavano camminando. Stavano volando Stavano volando con le Oppure non hanno scope. lasciato Effettivamente, tracce. oppure stavano immagino. scopando con il volano. Esatto. È più probabile l'ultima. Sì, C'è qualcosa che non vale nella tua congiunzione verbale. No, io lo sto pensando. Ma detto cosa? se insegnassi a Daga, ma lo sguardo. Potrebbe essere interessante come Cazzo mossa. vuol dire? Ok, Non lo so. Aragorn impara ma lo sguardo. I Pokémon non possono più scappare. Però
Peccato che non ci sono Pokémon. I Pokémon non possono più scappare, ma tutti gli altri vanno in taunt contro di te, fortissimo se lo fai. Sguardo! No, più che malo sguardo... Taunt e vanno in rage del barbaro, però. Sì, no, più che altro posso dirvelo questo. Effettivamente, se glielo chiedete, può usare sguardo terrificante. Che è quella... Cioè, sostanzialmente può mettere paura il piccolo ragnetto. Diciamo che vicino al ragnetto, visto che c'è un buon rapporto con il ragnetto, vado vicino e fagli lo sguardo terrificante a Abdul. Su di voi non funziona. E per un semplice motivo. Io me ne accorgo che me l'ha fatto, se me lo fa addosso. No, no, a parte quello, ma per un semplice motivo, non può farvelo. Cioè, prova troppo amore per voi, non può farvi un qualcosa di così brutto. Che forse a me me lo fa del tipo, ok, falla Tommy. Cioè, ragazzi, apro un topic, uno degli sguardi più brutti che ho visto negli anime, nei manga, è quello di Akumen di Ushu e Tora. Fa veramente paura. Come sguardo, guardatevelo, che Akumen è uno degli sguardi migliori, è quello di Ushu. Ushu è lo sguardo migliore. E se nessuno lo sa, vi ricordo che il palazzo è stato doppiato da Luca Ward. Grande Luca, Ricordatevi, Angelo, per la prossima live non ci sarà, perché andrà a fare un nuovo canale tutto suo con Blackjack e Squillo di Lusso. Oh, è arrivato Gimli! Al posto delle Squillo però ci saranno i gatti, raga. È arrivato Gimli. E comunque ci sarà Pussy. Ci saranno comunque Pussy. Sì, sì, c'è. Ma io mi sono sbagliato a chiamarlo, quel gatto Gimli. È dietro di te. Ho sbagliato a chiamarlo perché minchia è un gigante. Lo vedo, è un gigante, figa. Raga, l'ho visto oggi... completamente in piedi, ho detto enorme. Gimli, vabbè, conosco gente che ha gatti di 14 kg. No, ma non è grosso, proprio alto. No, è grosso. È alto, cioè, è un gatto. È lungo, è una sleppa. È un Maine Coon maschio. Arrivano fino a 20 kg e 32 anni d'età. Appunto, sono abbastanza grossi. E niente. Traccia terra di gente che scappa non c'è. Potete fare eventualmente qualcosa che è... Odori nell'aria. Odori nell'aria. La brezza che c'è stato. Magico. Ok, quello lo puoi fare. Se lo vuoi fare come rituale, ti devi prendere i tuoi 10 minuti. Se lo vuoi fare come incantesimo di livello 1, ma fallo pure. Una domanda: che tiro c'hanno i nani su smell nella percezione? È uguale, è normalissima. Dipende dove sei. Se sei nelle fogne, hanno svantaggio. Come tutti, credo. Perché io mi ricordo che ce ne sono tipo alcuni. Tutti. Tipo c'è l'Oxodon c'ha 6-7 vantaggi diversi su percezione smell. No, vabbè, è sostanzialmente la brezza che c'è, la classica brezza del bosco. Non... Se c'era qualche odore l'ho portato lontanissimo. Di sale... Così. Facciamo un Nano Witcher la prossima volta. Nano Witcher. To step on to your Witcher. Io stavo vedendo Gimli che stava per attaccare le anime, però vabbè, fa niente. Vabbè, passano quei 10 minuti dove loro eventualmente dove loro stanno lì a farti da guardia. Dove vedi impostazione come una sorta di ripresa dall'alto stile Matrix. Vedete Freya in mezzo che sta facendo i suoi bula bula. Il ragno da una parte. È un drone? Ho detto, sto facendo una sorta di visuale di quello che sta succedendo. Come ripresa di stile Matrix dall'alto, vedete in mezzo Freya che sta facendo i suoi bula bula. Messi a triangolo trovate Gotren, Durin e Abdul. E il ragno che se ne sta in direzione del bosco. Dei ragni.
a percepire cose strane. Passati 10 minuti, c'è stato un qualcosa, forse un rituale. Ed è una magia che tu conosci benissimo. È stato un circolo druidico. Non sai su cosa, non sai su cosa, non sai perché, non sai per come, Ma che circolo? Si ma può c'è sapere il stato. circolo? Druidico. No, non è il bar Sì, ma sport. quale? No. Allora. So che non è Solo un circolo druidico e specifico. basta. Però nel senso, vabbè, poi faccio fare, ovviamente fa lei. No, sa che c'è stato un rituale che è stato svolto da un circolo druidico. Il circolo druidico No, è perché l'insieme teoricamente di almeno per druidi i che si circoli trovano. druidici puoi andare a cercare qualche indizio per fartelo capire, che lascia il No, no, traccio. Che tipo, no, se è quello delle spore, vedi spore no. ovunque e dici, Adesso, è ah. quello delle spore, raga. No, quello è un'altra cosa. Con circolo druidico intendo l'insieme dei druidi che fanno un rituale. È Ah, quello che è proprio così. un circolo Ok, sì, ci druidico. sta allora. Il vero significato di circolo, non quello imposto da D&D. Ok, semplicemente c'è quel Non problema. Ok. riconosci la natura perché è stato fatto da tempo, quindi eventualmente era la natura delle spore, la natura della luna, eccetera, eccetera. Esatto, La natura della natura. un circolo della con natura naturale, natura naturosa. E però fai un piccolo pensiero. Però La notte è appena passata. E la prossima no. La notte appena passata è stata quella di 9 lugno. Quindi è quanti stata una rituali si possono notte fare con 9 luni? particolarmente scura. E ci può stare che dei druidi in una foresta abbiano fatto un circolo per la luna, anche se è assente perché il 9 lugno, ve lo ricordo a voi in chat se non lo sapete, il 9 lugno è quando manca completamente la luna e quando Inuyasha perde i suoi poteri da demone. Che cazzo. Vabbè. Però C'è hai la un tigre lì dubbio. dietro. Però hai un enorme dubbio. Perché che tu sappia, di circoli druidici in questa parte del continente non ce ne sono da secoli. Però tiratemi un osservare. Cioè, quindi un perception. Oh, un percezione, un perception. Aspetta, perception su vista o su qualunque altra cosa? A meno che abbia un cazzo, però. No, Passi gli il altri. tiro è quello. Non mi serve sapere esattamente su cosa l'avete fatto perché do un 25, quindi un bel 19 ha Faccio tirato. perception. Lo faccio per te, ah no. 17 Faccio e per Durin. Teo. Dai, dai, vediamo Durin quanto fa di tiro di perception. Sei per SEO? 36. Tu, 36. tu, 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 tu. Dai. A posto. Un attimo, Io l'ho arrivo, fatto. appena decide di funzionare anche la scheda di. Non c'è dei soldi in Di tasca. Gotren. A quanto pare, e ovviamente il ragnetto è il primo che se ne accorge, subito dopo ve ne accorgete sia Freya che Gotren, notate dei movimenti verso est. Ma è il quinto Sì. giorno? È il quinto giorno? Ah sì, tecnicamente è il quarto, il quinto è domani. Ok, all'alba del quinto Ma giorno quindi, volete. raga. Raga, tra parentesi, poi dobbiamo arrivare al 40° giorno e cercare l'edificio più alto? No, dovete prima sorpassare il 28.
Raga, chi l'ha capita quella del 40° giorno? Settimo giorno. Intanto. Ho detto che adesso trovate delle tracce, sentite dei movimenti, un fruscio, un'ombra. Odori, no. Io Sì, via. cerco di ricollegare quel fruscio a qualcosa, tipo per capire se è il fruscio di semplicemente di un animale o è il fruscio di un cristiano che ci vuole scammare. Non è Ah, un ok, questo fruscio. allora diventa un Witcher, quindi, cioè, fammelo capire veramente se E diventa, cioè, tecnicamente lo se potrebbe essere. Dovete farmi. diventa... Se mi pare effettivamente, cioè... andiamo avanti. Andate su natura. O Dobbiamo basta fare una domanda. Natura, devo fare io. La natura della natura. Bastardo che non è con... E con ho vantaggio, cazzo. La provo anch'io, dai, la provo anch'io, se detto ti di posso fare far, ho detto quello. di farmi natura, se volete capire qualcosa. Ciao, Vrant, buonanotte. Peccato che No, c'è no. non stai a guardare Omori. Peccato che non stai con noi a guardare Omori. Questa violazione dei contratti che hai col CCU Chi è che verrà avvisa B di mandata ai iniziare che così lo curatori. si raida? Eh? Chi è che avvisa Brian di poi iniziare a fare la Sì, pre-live Brian, così lo intanto raidiamo? che lo avvertiamo è finito l'universo. C'è quel little problem. Vabbè, comunque, ovviamente, anche se voi avete delle percezioni incredibili e una deduzione fenomenale, soltanto un essere tra di voi ha capito che quello che è passato non era una persona, non era un animale. Mezzo decimo di secondo dopo aver capito che non era un essere del bosco a fare quel rumore, vedete Aragorn spartarsi contro nel bosco. È Arabongo Aragon, non ho capito. Aragorn. Sì, Arabong. È Cioè, Arabong, ok. Aragog, raga, Aragog con al posto della parte dietro c'è un cazzo di robo che va verso l'alto ed è un fottuto bong e dentro No, ci fai. ha dei fili particolari. Ok, Wido. è una black weed. Vabbè. Il vostro ragno è una black weed. Vabbè, allora, E poco Aragog dopo. non capisce, Guri è confuso, No, si colpisce da Culi non sa solo. l'inglese e poi sta avvisando Brian. Quindi vediamo Aragog che parte stiletto rinfuriato alla Aragog carica. che dopo mezzo secondo sparisce dalla vista, circa 20 secondi dopo sentite un urlo atroce. Io correrei in direzione dell'urlo. Non avete Così. molta difficoltà a intuire dove sia l'urlo. Basta seguire la Segui la scia distruzione. di istruzione. Basta seguire la scia di distruzione lasciata da un ragno in carica. Ok, mentre andate, notate che il terreno è abbastanza normale, a parte dei buchi dove sono passate le zampe. Dei buchi profondi Che 40 cazzo è? centimetri. E si è messo a correre. Ha caricato. Ha tirato fuori tutta la sua forza correndo come una matta. Il sottobosco è intatto a parte i buchi lasciati dalle zampe, però la parte alta del bosco, quella dove c'erano i rami, è distrutta. Dai 2 metri, dal metro e mezzo ai 3 metri, è stato completamente distrutto. Ovviamente non è stato fatto perfettamente. Possiamo usare Arabong o Come per creare un ariete? lido dove facciamo i key per i cosi o per tipo non lo so, Lo usiamo per fare un bong. bonifichiamo le paludi, no? I campi, cazzo ne so, è la motozap, cazzo. Vabbè,
E vedete la forma della zampetta del ragno, ma non quella a punta, quella proprio a piedino. Piedino con. No, il piede da ragno, quello, non quello dritto dritto come i Luigini lì, come Sì, cacchio o si la chiama. tarantola. No, o come la tarantola. No, 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 c'è proprio un ragno che c'ha una sorta di. Vabbè, Di poi ve lo pelo, ho faccio vedere capito di... offline. Cos'era? Il lupo? Non mi ricordo. Boh, vabbè, poi vi faccio vedere online, fuori live la cosa. Vabbè, seguite, arrivate qui dove vedete Dove già si addormenta? il ragnetto che sta guardando malissimo uno degli infermieri. Lo riconosci Ma gli fa subito. brutto, tipo lo guarda, ma tipo lo guarda, fa scemo pagliaccio. Ti Io ricordi fa come brutto. avete conosciuto la madre? Sì. Forse sono andato. Voi Non lo so. con le cose in faccia, con le zanne in faccia di un ragno gigante? Ah, sì, ok, sì. Ecco, E occhi e negli occhi. occhi negli occhi, beh, 4 su 8. Tutti e 8 gli occhi puntati in due occhi da lì. Sarebbe un Sono po' fuori di difficile testa. fargli puntare quelli qua dietro, però. Però Vabbè. vedete la stessa scena che avete visto voi. No, caro Durin, ti accorgi che è uno di quegli infermieri che parlava quella sera, insieme a un altro infermiere. Insieme a un altro infermiere, l'inserviente e un medico. L'inser medico. Esatto. Ma ciao amore, ma ciao. Scusate, sono in gatto mode. Oh, sì. Ebbene sì, è uno Cocco. di loro. Appena vi vede arrivare, terrorizzato, vi supplica di allontanargli quella bestia infernale da davanti al naso. Lui odia Ah, i e ragni. oddio, vabbè. Lui ha una paura sfrenata di ragni. E sì. Chiama Rago molto Ma dolcemente. allora, una Mentre. domanda sul nome di questo tipo qua, eccetera. Si chiama Iro? No. Dai che la capisci, dai. Sì, ma no. Sì, l'ho capito. No, forse sì, se hai seguito un po' se l'hai capita. Sì, ma no. E mentre si allontana, beh, diciamo che la fragranza nell'aria non è delle migliori. Tutte Oh no, se l'è fatto addosso. e due. Benovizio. Ecco, la punizione che ti... Che sei fatto? L'hai tirato fuori e tipo si è pigiato su sto gatto. Che succede? No, stavo controllando. Ad uscita. Ebbene sì, Svuotato. il poveraccio è rimasto completamente traumatizzato dalla scena. E sì, se le è fatte tutte addosso. Ah, io cane, che male. Ah, Leo, le zampe, mannaggia il Cristo, quello mititore. Stacca, stacca, ci stanno tracciando, Mark. Stacca, stacca. Ah, se no, 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 sono sicuro che per questa stronzata non ci bannano. Ah, lo so, però. Ban. No! No, allora, Sabaku Poi avrebbe già quello smesso. che mi ha detto l'ultima volta da me, lì c'è la rischio veramente, che quello non lo direi più la riduttrice, che quello è un problema effettivo. Ma lo sai che cos'è? Almeno C'è quella soltanto quel parola. piccolo Cosa c'è? problema che Twitch è gestito da un bot, non da una persona. Ma a parte quello, e poi teoricamente in tutta quella sezione lì è, tra virgolette, scherzo un po' più esplicito anche su azioni che hanno causato problematiche, No, eccetera, e non si vabbè. può fare tutto il cielo ora. Tirando fuori un hashtag di Vito Dracoboldi, ma andiamo avanti. Non ho capito. Andiamo avanti. Ma andiamo avanti. Va bene. Quindi c'è uno che se l'è fatto addosso e gli altri. Gli altri non ci sono, ha beccato solo lui. No, gli altri Solo quello lì. rimaniamo. E ora dovrebbe intervenire Durin. Perché
perché è lui quello che sa più di tutti. Fermi. Fermi. Non ridete. Lui ha che mi sono cagato sotto. Non funziona. No. No, aspetta. Ora vanno invece sulla zappa di Ara, lui che è l'unica parte che raggiungo. No, tu, se si abbassa gli puoi anche pettare la faccia. Deve abbassarsi. Si abbassa per farsi grattare. Lo sguardo. Guardo, lo guardo quando lui ha chiesto di a che altezza siamo? Cioè, se lui è sdraiato a terra, se l'è fatta proprio addosso e in piedi. È terra, completamente in preda al panico. Lo guardo e gli dico, stando a debita distanza, lo guardo e gli dico, se non vuoi che il nostro cucciolotto pranzi o faccia colazione con te, dici cosa sta succedendo qui. Lui, vedete che prende un attimo di respiro. E attento a non mentire. Attento a non mentire, perché posso accorgere. E con estrema tranquillità lui prende un attimo il fiato. Cerca di tranquillizzarsi. No, piacere, io sono Franco, ti stringe la mano. Vorrei chiederle una polizza assicurativa. Chiede se per cortesia potreste dargli dei pantaloni, che in quelle condizioni si vergogna troppo a parlare. Sì, ma lo guardo e faccio, è anche più difficile scappare in quelle condizioni, quindi prima parla, dopo dei pantaloni ti arriveranno. Non ti preoccupare, siamo abituati. Giusto per fare la roba quella di casa sotto, cerco di far vedere almeno solo la mia mano, se non mi si vede in maniera totale, e faccio vedere che ci sono delle scintille partonami che si notano. Non serve, guarda, non serve. Ma te fai troppo il figo, perché noi è Iron Man. Io mi limito a pestare il ragno. No, che è la cosa no, più minacciosa che possa fare. Cioè, figa, si sta cagando addosso del ragno. Che cazzo fai, vedere le scintille? Non lo so, tira fuori l'uccello e fai vero. Scintille con l'uccello. Che cazzo ne so? Scintille in maniera tale che si notino, eccetera, giusto per rispondi. A dire il vero, dice, adesso sì, che lui si sta riprendendo un attimino e dice sì, va bene, ok, adesso vi dirò tutto, e vedi che si cerca di tranquillizzare un attimino. Cara la mia Freya, hai ancora attivo percepire il magico. Sui pantaloni c'è tanta magia. No, quello soltanto nelle Monster Girl. Raga. È un altro tipo di magia, non è quella che. Ma è lui ha fatto, raga, lui ha fatto la triforza. Esatto. Sì. Ha tanto spareggiato insieme ed è venuto fuori. Ha fatto lo screenshot. Ho tirato fuori l'anima. Ha fatto l'inclusi. Allora, io mi ricordo dei Griffin. La triforza era vomito. Ti fai sotto da tutte e due le parti a posto. E vieni pure nel durante. Vabbè. La Madonna, noti il canale 1. Cioè, una traccia di quello che è stato fatto nel bosco è rimasta a lui. Come se lo avessero usato per canalizzare qualcosa. Il rituale finale, quello di chiusura e purificazione, non è stato fatto a dovere. Cosa hanno liberato? Ecco. Lui te lo dice. Notte io senza luna. Sono tornato qui l'altra sera perché dovevo controllare se il fuoco non avesse creato danni. Mm. Allora, ma sto infermiere è un umano? Sì, sì, è un infermiere umano. Allora, parlando in elfico, riferisco della magia. Ok. Basta che allora dici il mio passo di message, ci facciamo la lui sagra ha chiesto di cosa ci faceva qui non adesso. E lui ti ha risposto che cosa faceva mi qui abbasso adesso. Tipo... Ok, mi abbasso tipo in modalità slav, sempre stando a distanza. Ah, piccolo spoiler. Tipo... È un druido che ha paura dei ragni.
Appunto. In tutto questo. Appunto. Io in tutto questo sto ancora aspettando il ragno, però non gli sento quello appena si annota quello che stai facendo, lui si terrorizza nel vedere quello che stai facendo. Cioè, noti proprio che lui è terrorizzato nel vederti accarezzare il ragno. Lo guardo in faccia e gli dico: sì, mia mamma era una cavalla. Dimmi. Io invio un messaggio a Freya nel dubbio. Dimmi. Mia mamma, adesso dimmi la verità. Cosa è successo qui? Quando? Perché addosso ne porti ancora. Ne porti ancora l'essenza. Quando? Cosa avete liberato? Liberato. Aragog, hai voglia di farti lo spuntino? Ma non ho. Stick, parla. Dove? E un attimo, si sta cagando sotto, ha appena chiamato il ragno. Tutto. Hai appena chiamato il ragno, Aragog. Si è girato, ha guardato lui, ha notato che il ragno l'ha guardato e si è un attimo... Noi... No, non ha più nulla dentro, è uscito tutto, cioè è completamente vuoto. Ma non hai detto che devi avere qualcosa per cagare? No. Vuoi comprare la vocale? Gira la vocale, ruota. Cazzo, non abbiamo dire. Liberato no. Nulla. No, non mi lascia. Dai che voglio sentire cosa dice, cretini. Non abbiamo liberato nulla. E sta iniziando a piangere perché è terrorizzato morto da quel ragno, non ce la fa più. Allora, cosa avete fatto? Guardo, senza dire niente, guardo Freya. Negli occhi e tramite Messenger. Non puoi. La guardo. Scusami, tramite elfico. La guardo. Gli dico tipo: hai qualche idea su quello che può essere stato? O ci sta prendendo ancora per il culo? Falafel. Fammi sapere appena posso fare la roba. Tu non hai idea di quello che abbiano fatto, però come ti ho detto può essere stato sia un rituale alla luna sia un qualunque altra cosa. Trovi plausibile che non abbiano evocato nulla. Ma se percepire il mare. Anche perché sono druidi, non sono evocatori. Il fatto che diventano druidi e non druidi è molto interessante. Vabbè. Druidi! Marco gli viene Nictus ogni volta dice druidi. Perciò fa druidi! Così. Allora, io parlo un attimo con Freya in message, gli faccio... cosa si potrebbe provare a speulare su questi qua? Cosa hanno fatto effettivamente da una roba... c'è roba magica che eccetera. Quali potrebbero essere le opzioni di cosa potrebbero aver fatto? E te conosci meglio, ovviamente. Intanto vedete guardo, una bottiglia di birra vuota che si frantuma a fianco della testa del tizio. Si avvicina a Gotren, incazzato come una iena perché ancora non ha parlato. Che cazzo avete combinato ieri? Dimmi che ha un accento strano. Dimmi che c'è un accento strano. Non posso farlo perché si rischia il ban. Però sì, esatto. Però sì, diciamo che è come quella figura nata dallo Zoo di 105 che si chiama come un calciatore del Milan. Allora, qua state montando su un casino quando dovreste far parlare me. Ma andiamo avanti. Vabbè, Gotren, mi sono girati 5 minuti. Chiedo solo una cosa, mi giro verso Aragog e gli dico di cominciare con le zampe a scavare una fossa. Vedi che Aragog comincia a scavare una buca. Vedi che sì, stava iniziando a scavare e poi viene fermato da lei e ora sta girando la testa tra te e lei perché non sa chi cazzo deve dare retta. Si caga addosso per bene. No, fidati che ieri sera abbiamo fatto quello che facciamo ogni 14 giorni
Abbiamo fatto un rituale per la luna. Ieri era luna nuova, era un novilunio, di conseguenza abbiamo fatto il nostro rituale per il novilunio. Tra 14 Ah, giorni Gong, scava quella fossa. faremo il rituale per il plenilunio. Aragorn scava quella fossa. E Aragog prende a Aragorn scava scavare. quella fossa. E scava. Tempo 30 secondi ha Comunque, fatto. mentre stava a Freya, tipo, vabbè, ok, oramai niente. Tipo 30 E secondi dopo Aragog ha finito di fare il. secondi questo ragnone è efficiente. Ci credo, c'è una zampa che è quanto una persona, porca troia. Vadile. Non è È una pala efficiente. meccanica, non è un badile. L'escavatore, cazzo. Sì, ma di quelli grandi, quelli che usano nelle. Quelli grossi grossi che usano i caterpillar in i cercatori d'oro nell'outback. Altro, scusami, adesso metagaming. Più che altro Freya, quando ha rivelato del male No, all'interno di quel non ha giusto? rivelato del male, ha rivelato della La magia. magia. La Ah, magia della magia, residua ok. di quello che hanno fatto il giorno prima. Non è stato né sigillato né pulito per bene, cioè. Ha fatto uno schifo di lavoro. Esatto, hanno finito il Un lavoro costrotto. male. Non ci doveva essere traccia di magia neanche nel terreno. Vabbè. C'è di magia neanche nella magia. Esatto, non avrebbero dovuto lasciare alcuna traccia. Un rituale si è fatto bene una volta che è stato smantellato il cerchio, tutto viene come se nulla fosse. Beh, Soprattutto ricordiamoci, tutto viene. ovviamente parlo di un rituale magico druidico, se è un rituale di evocazione, vabbè, dipende cos'è. Se è Belzebos, troviamo i pentacoli sul pavimento. Evochiamo Belzebù. Cosa vuoi che No, succeda? Belzebos. Ehi, perché non c'è più la foresta? Belze Sai no, cosa no, mi ha no, fatto Belzebos, il diavolo venire in mente? No, scusa, mi bardo. ha fatto venire in mente. Ah, Esatto. esattamente. E Mi hai fatto venire lui, in mente ovviamente. il che sto andando a cercarmi una cosa. Lui, ovviamente, vi ripete: noi ieri sera non abbiamo fatto niente, abbiamo fatto i nostri soliti rituali. I nostri soliti rituali. Quali sono i vostri Nostri soliti di chi? rituali? Te li devo elencare tutti? No, i nostri di chi? Aragorn. Del nostro circolo Aragorn druidico. accia. Del nostro circolo druidico è stato. Siamo nuovo come circolo druidico. E siamo senza l'arcidruido. Ho notato, avete fatto un pessimo lavoro. Ho seguito la scia di magia fino a qui. Sì, te la posso già dare bene perché lui è perfettamente spaventato dal ragno, quindi come bleffato ci può stare. Perché non ha lasciato la traccia magica mentre correva. Vaffanculo, bottiglia di merda. Mi ha fatto venire un colpo. Comunque, Aragog deve stare a cuccia. Quindi jumpscare? Sì, per me sì, è Non stato ci ho un jumpscare provato. enorme perché ho fatto 20 metri di salto. Oh, Ha fatto Madonna, venti. aspetta, ho Ti chiuso ha Discord. spavento. Avevo chiuso la pagina di Discord. Sì, esatto, è bellissimo come pick. Guardate qua, ragazzi. L'ho visto anch'io, mi è uscito anche a me. Stavo pensando di prenderlo. Sì, ma Pensavo di quello prenderlo è. piuttosto di prendere proprio il plettro del destino proprio. Entrambi. Tanto su Wish li No, trovi a 50 è uno. centesimi l'uno. No, questo è Amazon. Ah beh, allora 500 euro. No, un pick da, cioè un set da 12 viene tipo 5 euro. Tanto che il plettro del destino, la zanna di Satana, non c'è. O però l'hanno Ah, fatto vi vorrei trovare. ricordare che di tutto quello che sta parlando nostro Otacon è un riferimento a un film di quasi 20 anni fa. Sì, 2005, se non sbaglio, o Quindi quasi 2004. 16 anni, cioè, beh, quasi 20 anni. Circa Vabbè, un 15 po' anni di fa, anni fa. i Teenage Tuesday è il
Destino del Rock in italiano, perché in realtà la lingua originale era Team TSD and the Peak of Destiny. Esattamente. Dove Destiny il gioco. Esatto, il gioco. Dove c'è il nostro Jack Black che è... Jack Black con il suo compare Cage, che non mi ricordo mai come cazzo si chiama. Esatto. Kyle Gass. Che ho visto magro. Che effettivamente che ho loro visto due. Magro in una squadra. Sì. Che loro due sono effettivamente i Tenacious D, quindi un gruppo un duo musicale metal. Ma tornando al gioco, che lui esiste, effettivamente esiste veramente. Effettivamente lui dice sì. Purtroppo i rituali di purificazione post rituale dovrebbe farli il nostro caro arcidruido. Ma non lo abbiamo. Allora, controllo che Aragog se ne stia tranquillo. Sì, si è fermata a guardare una delle poche farfalline che si sono risvegliate così. Anche se siamo all'inizio. Sta pensando quando mangiarsela. No, lui mangia orsi gufi, cioè che cazzo. Le farfalle non le credo. Cazzo se ne fa di una farfalla. Che ci sei? Questa farfalla! Cosa se ne fa una persona che si divora orsi gufi interi a mangiarsi una farfalla che... cioè... I nutrienti dove vanno? Mirando la farfallina. Dove li troviamo i nutrienti? Comunque, e ora... del 2006 il film. Ok, grazie mille. E ora che ti accorgi? Osservi bene Aragog. Effettivamente, lei... è un arcidruido. Aragog è un arcidruido? Sì. Che razza di classe vuoi dare a un ragno? Druido. Mi pare giusto. Artificer, perché è un ragno fatto artificiale, perciò artificer per scoprire le robe, oppure artificer perché crearti ragni con ingegneria genetica. Perché sì, tanto puoi fare artificer anche in quel senso lì, perciò a posto. E posso chiedere di rimediare al casino che hanno fatto? Sì, vedi che lei effettivamente torna un attimo, perché sì, sarà un arcidruido, però è come se è nata un anno fa neanche. Oh, la mia cucciolina. Effettivamente l'ho trovato. È una bambina e vedi che è una bambina barra bambino. E vedi che è una figata qualcosa. E vedi che dice: sei. Ah, c'è vero, mi ero dimenticato di dirvi che potevo metterla a posto. E vedi che zompetta via come se fosse una lepre a fermare il tutto. Ora il ragno se n'è andato, vedete la persona che è lì con voi, l'infermiere, chiamato l'infermiere perché Atex. Chiamato l'infermiere perché effettivamente non sapete come cazzo si chiama. Ciao. Bella. Perché non gli avete chiesto il nome, gli avete chiesto soltanto che cazzo ci facevi qui. Lui infermiereggia. Stick. Freeze. No, io vabbè, ho imparato queste tecniche di interrogatorio. Esatto, ho imparato queste tecniche di interrogatorio a Metal Gear Solid. Speak. Freeze. Freeze. Oh. E perde le cose. Vabbè, se no devi puntare. È bello che ogni lo punti alla faccia alle palle. Sì, dipende dove dipende se perde o meno cose. Vabbè, allora vedi che prende e appunto se glielo punti alle palle e vi chiede: per favore, ora che sapete tutto, potrei avere un paio di pantaloni puliti? Allora, ce l'abbiamo un portale e ci mando otto. Sì, ci sono. Scegli te il colore più di merda che trovi. Perché ovviamente lo stile è quello di... Caco. Kaki? Va benissimo. Caco, cioè nel senso color caco. Color sì. Kaki. Allora, esatto. Raga, porca di quella tela, non bisogna essere volcari. Color merda. No, è color kaki, perché i pantaloni color merda ce li ha già su. Colorale, guarda, è color acquisito. Deve essere puliti.
Vabbè, prende, gli sbatte i pantaloni in faccia, vedi Durick, gli sbatte i pantaloni in faccia Glielo dicendogli questi sbatte in dovrebbero... faccia Esatto. Alla Red però, Odd Healer. e gli fa sentire la presenza. E lo cura di 20 punti ferita. Con la presenza. La Madonna! E cos'è? Minchia! Cioè, Letterale. vabbè, ma che cazzo è la mazza di Rocco? Non l'ho capito, figa! No, quella fa Cioè... danni. E No, tanti. non è detto che fa danni. Fidati, anche tanti. No, perché noi lo sappiamo tutti e due, non fa danni, ti ricordo, abbiamo letto il manuale apposito. È un randello pesante più uno, fa danni. Sì, ma può essere usato anche senza fare Sì, danni. può anche essere usato per non fare danni. Vedo. Va bene, possiamo evitare, per favore. E Di vabbè, fare danni vedete o che di si mandarmi al cambia. Come Rocco? va la live? Non ne ho la più pallida idea. Perché devo vedere se non muore male OBS. Allora, la live sta andando relativamente bene. È OBS che va una merda perché l'ha settata a cazzo l'uomo L'uomo master. mistico. Adesso vi dà una media di 4 persone, 10 minuti ci sono, dice Lorenzo, benissimo, grazie Lore, però Abby, se ci mandi la live, vabbè, tanto abbiamo ancora un quarto d'ora. Sì, It's better. abbiamo Ci ancora 17 sono. minuti. Comunque noi iniziamo già a staccare, cioè iniziamo a staccare entro poco perché sennò la live non ci facciamo collegare, che ci sia da fare raid o meno. Sì, vabbè, Così tanto noi dobbiamo, dico è anche vero, a loro due la roba effettivamente. prima che stacchino, Sì, sennò poi vado a se dire vi che manda se la manda adesso la live, noi tempo 5 minuti abbiamo finito parli. e facciamo il raidino su lì. Comunque, vabbè, dopo ringra avervi ringraziato. Suatex, no, Spuri, Suatex. No, Atex non c'è. E Ah, vero. comunque è Suatex, Brian che tutti lo della deve fare. comunità. E dicevo, Ok. vi ringrazio, si cambia. Vedete che i pantaloni fa un buco a terra, li lascia alla natura, coprendoli facendo una preghiera alla terra. Fa sì che questo possa diventare nutrimento per le nuove piante. Perché sono dei pantaloni di cotone, quindi Ange, Mi è partita. non voglio beccarmi uno strike, cazzo. Mi è Su partita. YouTube, allora, su Twitch non te lo becchi, su YouTube sì, però Sì, su tanto Twitch non me lo becco, infatti lo so, anche. infatti ho già messo come base il VOD che utilizzerò in seguito per effettivamente mettere in live una musica di base, ma senza beccarcela sulla registrazione. Perché è bello Quindi. avere... Quindi, No, li la tenti in musica la puoi live. tenere anche sulla registrazione, però Sì, poi ma il ti problema è che spiego. se poi me la butto su YouTube... No, non ha problemi se è free Deve copyright. Andiamo avanti. essere free copyright. Deve essere free copyright, però sì. Maniac non è free copyright. Aspetta, andiamo avanti. Vabbè, vi chiede se per favore, visto che avete un arcidruido con voi, potete convincere l'arcidruido al posto nostro. A stare qua. A intervenire per evitare queste porcherie ancora. Aspettiamo che ritorni. No, no, non quell'arcidruido. Arakok si chiama Arakok. Non la temibile Aragog o temibile, La il temibile. temide. Aspetta, vedi che ci penso qualche secondo. La temibile Aragog. Perché nonostante tutto lo ha riconosciuto come ragno femmina. Di taglia estremamente grande. Non esistono ragni così grossi. Ma il nostro arcidruido. Dove lo trovo? Alla locanda. Io faccio lo spoglio alla Mamma mia. locanda, questa? Lo guardo e le faccio, a te ti puzza vive.
Cioè, è proprio così, glielo dico. A te puzza la vita. A dire queste Perché? stronzate ti puzza la vita. Perché ti dovrebbe. Perché dovrei avere problemi? L'arcidruido è il vecchio locandiere, è il vecchio della locanda. Solo che non vuole più avere Quello niente a della che fare con città. noi. Ah, Non vuole più dipende avere da cosa avete combinato. niente. Ma a dire il vero, abbiamo seguito solo i suoi insegnamenti. Ad un certo punto, Chissà senza. perché non vuole avere, chissà perché non vuole avere più a che fare con voi. È quello che vorremmo capire. Io mi giro verso Gotren. Okanda. Ora. Ebbene sì, Oranda. Dothren, quello che tu hai sentito, i preparativi del rituale erano quasi pronti, non era nient'altro che un rituale druidico. Quindi un cerchio druidico che si sarebbe svolto da lì a poche notti. E convincere il vecchio della locanda era, sì, convincere l'arcidruido a tornare nel cerchio. Non c'era niente di strano in sottofondo, non c'erano particolari rigiri, non c'era niente. Io sono beccato un ragno di quant'è adesso? 4 metri e passa. Allora, ho detto che dal metro e mezzo ai 3 metri e mezzo, quindi 3 metri e mezzo. 3 metri e mezzo. Ecco, si è beccato un ragno di 3 metri e mezzo, occhi negli occhi. Torna indietro saltellando tutto contento, tutta contenta, felice e beata. Ho sistemato tutto. Possiamo andare? Cioè, posso andare adesso? Ho un po' di fame. Vai, vai. Beh, Due il tuo gradini. posto è lì. La guarda e dice: il tuo posto è lì. Lo Io guardo guarda. malissimo a Lo Durin. guarda. Ci fa neanche lo Siamo tipo sentiva. tutti del tipo. Alza la zampina così. Alza la Interessante. zampina E così. Ciao, se ne va. Di io piccola. sono Aragog. Sono un arcidruido. Sono un ragno. Sono un Avete arcidruido e ho un fatto. problema di alcolismo. Avete fatto un bel lavoro, ma avete fatto una porcata sul finale. Poi guarda. Guarda Durin e gli fa. È troppo piccolo per essere un nutrimento per me. Devo mangiare 3, 4, 5. Diciamo 5, 6 orsi gufi al giorno per stare in forma. E no, loro 4 sono molto utili per la foresta. La stanno proteggendo da qualcosa di peggio. E scappa. E in Qualcosa di lontananza sentite il peggio. verso di un orso gufo che cerca. 84. Disperatamente di vivere. 84, caro Atex. La serata di oggi è cringe all'84%. Parentesi, in tutto questo ricordiamo che stiamo cercando di salvarla da qualcosa di peggio, dal potere del cagotto. Esatto. E comunque, come appena si allontana, lui torna a respirare a un respiro abbastanza regolare. È riuscito a non perdere liquidi né solidi perché ha l'intestino completamente svuotato. Non la mangia a pressione. E anche la lavatrice. Così, la lavatrice, che cazzo ho detto? E anche la vescica è completamente vuota. Anche se una macchiolina l'ha fatta. E dice: sì. È per questo che ci serve l'arcidruido. Dobbiamo capire che cos'è, perché è qui, qual è la sua natura. E ci serve davvero il suo aiuto per far sì che questo finisca. Però, se non ci aiutate, credo che per questa foresta, per il villaggio e per non abbondare tutta questa regione non ci sarà più niente a che fare. Potrebbe essere So tutto che distrutto. io mi ero fermata per questa foresta.
Sì, il problema è che non è da lì. solo. Il problema non è solo quella foresta. Le montagne, con le foreste, le pianure. La regione Aveva comprende ancora anche. vista questa foresta. La regione comprende anche i mari. Certo, Con le foreste. le foreste d'alghe Con le loro sotto, foreste. altrimenti i tritoni come respirerebbero? I tritoni non respirano perché non ci sono. No, ci sono, ci sono. Sono tre tonni, Fidati, però non ci vabbè. sono. Sono costruite dalla terra. Gideon, non ci sono i tritoni. E Gideon ti risponde. O ci sono, Gideon, che non ricordo. Abbasso il periscopio, aspetta. A 740 metri, a 7450 metri sotto di Sto noi, cazzo. sul fondale, abbiamo una bellissima città di tritoni. Ok, prima o poi andiamo a trovare pure loro. Passo e chiudo. Io Se posso qualche camminare fetish te lo sulle acque, non ricordi. sotto le acque. Quindi cosa volete fare? E che cazzo c'è? Vabbè, se ti metti a camminare. Allora, sopra le acque Gesù, sotto No, è già le acque Gesù. Gesù, esatto. Detto si cammina sulle acque. Vabbè, e comunque cosa volete fare? In base a queste grosse rivelazioni? Andare in un grande Tornare cammino, cioè, verso la locanda, dove cazzo devo andare? Bene, quindi vi incamminate. Iniziamo a tornare e poi scompariamo dall'universo e vediamo tutto nel prossimo mondo. Vi incominciate ad allontanare. Quello che è stato in questo bosco dovete ancora capirlo. E dunque vi incamminate verso la città. Piano piano. No, verso l'infinito e oltre no. B non è ancora online, vero? No. L'unico online è Ghost. E vabbè, allora ho paura a lanciare il raid stasera. Perché ieri è crashato tutto mentre cercavo di lanciare raid. E quindi, mentre voi siete Sei diretti pieno di verso problemi. la, dicevo, verso la vostra destinazione finale. Merda, dimentico sempre che se chiudo la pagina di Discord non si vede più un cazzo. Verso quella che è la vostra destinazione finale, noi andiamo a chiudere la serata. Effettivamente sì, saranno 5-6 campagne. Ancora, cioè non campagne, quest. Una però vedrà dalla prima all'ultima un enorme balzo temporale. Non vorrei allarmarti, ma la live è ferma. No, ti spiego subito perché. Come ti ho L'audio detto, funziona, no, come ti ho però. detto, ho involontariamente chiuso la finestra di Discord. Sei un brutto coglione. Devo farci la mia seconda live con OBS. Che cosa volete? Non è il fatto di OBS, però, che chiudi Discord. Non dare a OBS Ho problemi che detto, non è ha. la mia seconda live con OBS. Che cazzo volete? Sto imparando. Detto questo, vi Hai avvisato anche ricordo te, dai. che tra pochissimo, tempo qualche minuto, Boh, andremo in 15 live su Vita da minuti. Coboldi. Esatto. Vita da esatto. Con il canale Esatto. sul canale Twitch che trovate in link in pagina, se mi parte il comando. Ok. Ok. Con Omori, un bellissimo gioco di ruoto che sta vedendo la Ma sua perché sono fine. ferma? È lo Che stesso sta problema di vedendo. prima, è Mark che è No, molto no, 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 perspicace. stavolta no, mi spiace. Vi ricordo il nostro canale Telegram, il nostro canale YouTube, Telegram, YouTube. Il nostro canale OnlyFans dove c'è Angelo che pubblica solo foto di tette Solo foto di di se pussy. stesso.
I show you my pussy. Sembrava troppo bello per essere vero. No, dice I show you my three pussies. Ed è un canale OnlyFans dedicato ai gatti. Esatto. E poi anche Freya farà un canale OnlyFans dove farà solo video dove fa l'elicottero. E voi direte come si ingegnerà per farlo, ce lo scoprirete. Esatto, fa letteralmente le Stream Elements che si risveglia così. Così. Letteralmente Freya costruisce un elicottero. Sì, fa l'elicottero, nel senso che lo vedete, vedete che ha dei blue stamps dove c'è effettivamente come costruire un elicottero della marca Esatto. Acme. Una volta che l'ha Sappiamo tutti che costruito, della marca Acme prende, funziona se benissimo. lo mette davanti e lo accende, così ha fatto l'elicottero, vedi, Esatto. vedi. Vita. Gu. Jai. Questi sono tutti i Seguiteci nostri sui nostri Instagram. Instagram, sui nostri canali, sul nostro canale Telegram e soprattutto sui vari nostri canali Twitch dove portiamo sempre nuovi argomenti e lunedì ci sarà la live dei serial killer. Alla Diciamo solo questo chat. perché non mettiamoci a fare tutto il preambolo, che sennò è la Esatto. volta buona che esplode OBS stasera. Ripeto, sotto la chat trovate tutto quello che è il l'123nerd part of universe, quindi il link per il canale Instagram, il canale YouTube, il canale del CCU e i due link per supportarci se volete. Noi ci vediamo Ah tra no, non per poco su Vita. supportarci, per sopportarci. No, per supportarci dovrebbero lasciarci molto più soldi. Dicevo, in sotto. Ci vediamo tra poco sul canale di Vita Racoboldi dove continueremo con Mauro Mori e ci vediamo domani sempre su Vita Racoboldi, prima con i Fiori del Male, la nostra campagna di vampiri, in seguito con Omori, dove in teoria lo finiremo. Per Oddio, questa non serata è stasera. tutto. No, no, domani. Per questa serata è Esatto. tutto, noi ci vediamo tra poco e ricordatevi che la risposta è sempre 42. Ciao! Adie. Poi Ora assumere vediamo se non ti esplode tutto. No, non esplode niente.